People, how are you? People, tutto il giorno tu starai con Ryan. Oh, oh, hello, people, siamo qua. People, e se accendi la tua radio, tu ci ascolterai. Resta con noi, people, non cambiate, people. Tanta musica con gioia ti offriremo. Ci siamo oggi, venerdì 15 dicembre 2023. Hello people. Glitter people, ma che è sto rumorino? Chondor people, abbiamo tutti il cappellino. Sono arrivate le renne di Babbo Natale, hanno posteggiato qui nell'acquario. Dalla nostra sartoria e ormai azienda SPA. Sì, sì. Oggi siamo rumorose, perché ci guarda sui social, su Facebook, abbiamo un cappellino con un cerchietto col cappellino di Babbo Natale e tanto di pendaglio in testa. È un campanellino che mi farà odiare i campanelli per tutto il mese, almeno. Anche Marco il regge la voce. Marco, sì, Perlongo. Ho campanellizzato, ciao, tutti. Ragazze, la Priolo è felicissima. Uccide. È arrivato con un pacchetto. Tieni, questo è per te. Che cos'è? Ho trovato un cerchietto e il cappello di Babbo. Ora ci dobbiamo fare assolutamente la foto. Noi oggi versione elf, anche se siamo sempre un po' come Grinch. Essere deficienti. Tutte le varie versioni in 6 anni di Glitter People. Tutorial live, così. Sì, peraltro questo verdino color albero di Natale è sempre casuale. Io e la mia amica non ci siamo messe d'accordo. No, assolutamente. Cosa pensate? 11:14. Io c'ho pure le palle, Priolo. Lo so. Ti amo. I love you too. Vabbè, anche tu mi amerai, perché tu sai che spesso e volentieri gli ospiti, quando vengono, portano un saggio delle loro produzioni, giusto? Certo. Chi fa vino porta le bottiglie, chi fa i panettoni. Stamattina ad aprire ci sono due gioiellieri. Ora due Rolex così. Ma due gioiellieri, no, veri, certo. Di quelli con pietre preziose. Infatti Valentina, Costanza è già pronta, non è sola, ma con Angelo Cuttitta, gioiellieri di Cocu Precious. Loro sono una realtà relativamente nuova, perché è un anno che hanno deciso di dedicarsi a questo settore in maniera esclusiva, però sono già al secondo punto vendita. E quello che mi è piaciuto di Cocu e di averli conosciuti e di aver incontrato è che c'è il culto per le pietre. Sono in fondo quante? Diamanti. Che poi diamanti brillanti cambia il taglio, signori. Non è che diamanti lo dite con la D e sembra più potente. Anzi, il brillante è quello più raffinato. Poi ci sono gli smeraldi, gli zaffiri, i rubini. E solo queste 4 pietroline fanno impazzire il mondo. Pietre, chiamale. Priolo, però non devi annuire, perché mai rumore. Non fare nulla. Jingle bells. Andiamo avanti, perché anche oggi è una puntata molto molto piena. Ma abbiamo i fornelli già accesi? Eh sì, gente che mangia, gente che fa mangiare. Antonello Compagno è uno chef e lui è andato direttamente a Dubai a fare da mangiare in salsa siciliana, e ce lo racconterà. I suoi crudi in particolare sono speciali. Con noi ci sono anche Luca Montoneri, Alberto Spata e Giuseppe Gennaro, che sono i favolosi di Ciurma, dei ragazzi che hanno adottato questa formula moderna per gustare il pesce, una formula molto ruffiana e accattivante, cioè il taco con i paninetti. Ho visto che hai provato. E io per ora mi sacrifico, ho abbandonato la proteica, quindi per ora tutto mi mangio. Di là ci sono 10 briochine col cioccolato in attesa. Così, oggi. Poi così. Soprattutto, cara Sara Priolo, se mi fanno arrabbiare di prima mattina. Se questo è l'effetto, però vabbè, dai, è bene mangiare. Ci vediamo compagnia. Tra 5 kg però. Allora continuiamo ancora con, stavolta, nella seconda parte di Glitter People ti porto in atmosfere orientali. Ci vogliono, Sara, decisamente. Sì, direi. Dobbiamo rilassarci, pensare al corpo, pensare al detox. E quindi andiamo alla MAM, il bagno turco, che è storico a Palermo, 20 anni. L'accelerata finale mi è piaciuta. Quasi la mia età, 20 anni. Certo, quindi. Ovviamente. Quindi, io sono nata un 2 anni prima, però loro se la sono. Certo. E poi chiudiamo con la moda, che non può mai mancare. Imprenditore del settore.
direttore, ed è Mario Dell'Oglio in studio. Bellissimo party ieri sera sotto i portici in via Ruggero VII, e noi c'eravamo, è stato bello raccontarlo e sarà bello sentire da Mario la Golden Age. La Golden Age è a Palermo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, c'è anche una mostra lì da loro in negozio. Ma che eleganza, e siamo pronte per raccontare questa puntata di Glitter People già in diretta sulla nostra pagina Facebook. Quindi io la brascina non me la posso andare a prendere. No, la prendo io, Mille, tranquilla. A tra poco. Apriamo con Nina Zilli per sempre. Siamo su Facebook, chiamiamo i nostri ospiti. Nel frattempo abbiamo qualche foto, ci sistemiamo così, che dite? Contributo social, contributo, tributo e contenuto. E stanno per entrare i nostri ospiti. Ma sentite il rumore delle campanelle. Buongiorno a tutti, ieri mi siete mancati, non eravamo live per motivi aziendali, la mattina almeno. Ma siamo tornate, non andiamo anzi mai via, perché ci fate compagnia, ci facciamo compagnia. Marco, ok. Già presa, già presa. Lei era seria, davvero. Hai giorni in cui fai il Ramadan? No, basta, io cosa? No, mangio l'ari, no, non mangio, no, non c'è, e poi boom. Te l'ho detto. E poi scegli proprio dicembre, il mese più sbagliato. Vediamo il video, nel frattempo stanno per entrare i nostri ospiti. Evviva! È la nostra passione e il nostro amore per il bello, il gioiello che non nasce soltanto come frivolezza ma come certezza di una cosa eterna, quindi di sancire amori e unioni indissolubili. Questo per noi è Cucu Precious. Abbiamo cercato, l'abbiamo voluto, è stato il nostro sogno, l'abbiamo oggi realizzato per la seconda volta e quindi non potevamo chiedere di più. Ringraziamo tutti, ringraziamo anche il giornale che è stato presente. Spero di dalla terza volta, dal terzo negozio, di potervi riospitare nuovamente. Ringraziamo l'assessore Maurizio Carta, che è stato qui con noi presente per il taglio, certo, del nastro. Ammiriamo tantissimo la sua presenza, perché è una persona che noi seguiamo tantissimo per il suo supporto alla città e lo apprezziamo molto. Le donne del vino sono insieme a noi questa sera e hanno offerto anche parte del catering. Sono anche con noi tutte le socie dell'Inner Wheel Palermo Normanna, naturalmente la loro presidente Angela Fundaro Mattarella. È un parterre di amici, persone che per noi sono sempre state preziose e sempre lo saranno, quindi grazie veramente a tutti. L'apertura di un nuovo negozio è sempre il sintomo perfetto di una città che cresce, che in qualche modo mantiene sempre vivo il suo spirito imprenditoriale. Ma non dobbiamo dimenticare che un negozio non è soltanto un'impresa, e già questo è un risultato importante, ma è anche un faro in una strada, è un presidio di sicurezza, è anche in qualche modo un elemento, un innesco per la possibilità che anche altre attività commerciali possano aprire nell'area. Per cui noi oggi non stiamo festeggiando soltanto un negozio, stiamo festeggiando un pezzo del tessuto della città che si riprende, rinasce e sono sicuro ne genererà ulteriori. Per sempre, come un gioiello. Esatto. Hello people, glitter people, siamo di nuovo qui, siamo finalmente in compagnia, sempre rumorose. Sara, ti dicevo prima, quante sono queste pietroline? Tutto sommato sono soltanto diamanti brillanti, rubini, zaffiri, smeraldi, però fanno impazzire il mondo. Gli status sono cambiati, gli status sociali, quello in cui spende la gente, la tecnologia ha avuto la meglio su tanti regali che prima si facevano. Però i gioielli fanno sempre impazzire. Qual è il segreto? Ne parliamo con Angelo Cuttitta e Valentina Costanzo in studio. Cuttitta, Costanzo, Costanzo, Cuttitta, Cucù, Cucù Precious. Buongiorno a tutti. Buongiorno e bentrovati, una bellissima combo, vi siete fusi, sì, in tutti i sensi, in tutti i sensi, sì, esatto. Noi oggi smeralde.
Oh, sì. No, smeraldo, che tra l'altro mi hanno detto che è la pietra più sexy. Vedi, assolutamente, non a caso. Sì, tra le più ambite, direi. Le domande sono tante, così come le curiosità, quindi ok. E intanto come nasce questa vostra passione e qual è, intanto cos'è che vi attira e cos'è che attira la gente? Allora, Cocu Precious nasce da un sogno che poi abbiamo trasformato io e Valentina in un progetto che abbiamo portato a termine anche viaggiando il mondo, apprendendo tanto e andando a ricercare le pietre preziose, anche quelle di colore, e direttamente in miniera. Questo percorso si è chiuso con l'apertura di due bellissime boutique del gioiello e oggi, grazie a diverse partnership che abbiamo stabilito, insomma, un po' dappertutto, da parte nostra con direttamente i minatori, possiamo dire, possiamo dare le migliori pietre sul mercato ai nostri clienti e proporle a prezzi molto molto convenienti. Altra cosa riguarda il diamante. Il diamante è nato successivamente ed è frutto comunque di una nuova partnership che abbiamo stabilito con dei broker direttamente ad Anversa. Oggi ci pregiamo di essere partecipi anche di questa realtà e di offrire ovviamente questo servizio ai nostri clienti, nonché il montaggio attraverso i nostri artigiani che sanno benissimo fare il loro mestiere e che rendono felici un po' tutti i nostri clienti. Il valore aggiunto è che va bene montarli, realizzarli, rende non tanto solo rivenditori ma creatori. Però ci sono due persone al mondo, quelli che ne capiscono e quelli che si lasciano fregare. Mio marito ama raccontare che un amico per la figlia ha deciso di investire in un corso di gemmologia. Questa ragazza è uscita dal corso e lavora alla grande. Cioè, perché sì, ci sono due tipi di persone: quelle che riconoscono le pietre e quelle che si possono lasciare fregare. E allo stesso tempo artigiani comunque rari. Sì. Però la pietra, proprio la pietra, se mi danno un pezzo di vetro ben tagliato, sì, magari dico: ah, che bella! tutto dipende dalla passione che uno ci mette nel proprio lavoro. E ovviamente anche il fatto di aggiornarsi. Sì, di star lì a mettere le pietre sotto il microscopio e star lì a guardare influisce tantissimo nell'individuazione di inclusioni particolari o quelle normali che ci sono in qualsiasi pietra naturale. Poi tutto il resto ovviamente è vetro e zircone. Vabbè. In quali parti del mondo si trovano le pietre preziose? No, vabbè, mi hai anticipata. Ormai siamo... in simbiosi. Sì. Allora, dipende... Dalla mente però. Dipende, non erano scritte, gemma. Giuro. Sì, si vede. Cioè, dove dobbiamo andare a pigliarla? Con lo scalpellino dove dobbiamo andare? Oltre che da noi, il negozio da noi è via più anche facile. Perché a noi ci viene facile indossare cappelli strani. Esatto. Quindi io già pensavo un cappellino di quelli con la luce davanti, Sara. Esatto. Ci mettiamo col picconcino o con le mie parole le pietre vengono via da sole per la stanchezza. Certe parole sono come le pietre. No. Marco, intanto ti abbiamo salutato, Marco Perlongo. Ma certo che l'abbiamo salutato. Cioè, Marco, vatti a mettere subito il cerchietto. No, ma comunque ma sai qual è il non mi interessa niente, puoi no. morire, te lo devi mettere. È troppo scomodo con non queste. Non mi interessa. Lo mettessi a coroncina. Marco, hai osato lamentarti perché non ti avevo portato il cerchietto? Al collo. Solidarietà. Indossa questo cappellino. Marco, al collo oppure collo, cosa al esatto? Collo, no, te lo devi mettere davanti. Ma non posso mettermi in testa con le cuffie. Adesso io ci penso io. Ma ci vedi che anche noi abbiamo le cuffie. Infatti. Sai com'è? È un'abitudine, l'abitudine. No, Sara, ma si ribella. È vero, Marco, prima volevi il cappello glittero all'inizio. Si lamenta quando non lo coinvolgiamo nei nostri esatto, giochi sadici. Quello che dico io è bellissimi tutti i vostri gadget, ma qualcosa di un po' più semplice, un paio di occhiali, una colla. No, gli occhiali li abbiamo avuti, quelli a forma di cuore. Andiamo avanti con la trasmissione che abbiamo due aspetti. Amica, gli occhiali a forma di cuore ne vogliamo parlare? No. I dolori che mi hanno fatto venire con gli occhiali, ma non ti sarebbero piaciuti. Li rimetteremo perché è bello soffrire. Scaglie proprio. Com'è stata questa inaugurazione?
coinvolto tutte le tue amiche? Assolutamente. C'era sì. tanta musica. C'era stato della bene. Buona musica, perché comunque il jazz e il sax ci piacciono moltissimo. Ma al di là di questo è stato proprio una grande festa per quanto ci riguarda, perché sì, tutte le amiche o clienti fedeli che sono diventati anche amici nel tempo erano presenti a festeggiare con noi, e quindi questa è una grandissima gratificazione. Le donne di Inner Wheel, le donne del vino, assolutamente salutiamo tutte. Vabbè, le donne di Inner Wheel ormai ce le ho tatuate, perché insomma questo club è abbastanza, sì, è abbastanza peraltro affiatato. Oggi c'è un appuntamento a Palazzo Sant'Elia, una mostra sì. favolosa The sul Golden Liberty. Age, assolutamente sì, saremo tutti presenti, è un evento importante e anche lì tantissimi gioielli pure da vedere, quindi per noi sarà veramente perché importante. Perché avete mostra o avete clienti che li indossano? In realtà espongono dei gioielli Liberty meravigliosi, ecco, quindi bello. È un pezzo di storia. Allora fai da consulente. È un pezzo di storia importante, dico, per tutti noi palermitani. Valentina, raccontiamo queste foto che stiamo mostrando okay. su Facebook. Sì. Di che gioielli si tratta? Allora, in queste varie foto ci sono diversi gioielli, sia delle nostre collezioni in oro 18 carati, ma anche delle nostre collezioni in argento, perché abbiamo creato una linea che si chiama Holiday Collection, sono gioielli da viaggio, ma tutte le realizzazioni sono fatte da maestranze orafe, e quindi il gioiello è in argento 925 o 950, placato oro o 24 o rodio naturalmente, e sono assolutamente dei gioielli veri. Chiaramente ad un costo differente. Per quanto riguarda i gioielli in oro, mi occupo io direttamente del design, lì la ricerca un po' più naturalmente profonda per quanto riguarda anche la scelta delle gemme, il doverle posizionare in base anche alla loro grandezza nonché forma naturalmente, perché ci sono diverse possibilità di shape naturalmente nelle pietre, ed è veramente un gran lavoro. Poi devo dire che i nostri artigiani orafi hanno delle mani sante. Gli auguriamo lunghissima vita. Mi dicevi che sono siciliani, ma anche vicentini. Sono siciliani, almeno la gran parte dei lavori li facciamo con loro, però abbiamo anche artigiani che sono sia aretini che toscani, e diversi anche vicentini. Naturalmente, perché questa ampia scelta di artigiani? Perché cerchiamo di far fare a chi sa far meglio qualcosa, naturalmente, la realizzazione giusta. Figure rare, come dicevamo prima. Torniamo tra poco dopo la pubblicità. L'unico momento in cui non ci sentite ancora per un altro e non ci vedono insieme. Quindi possiamo rilassare anche la pancia, ok. I consigli di Radio Inn. Benvenuti dove si respira solo aria di mare. Benvenuti al Sette Nodi, il fish restaurant che vi offre un viaggio di sapori come non avete mai provato. Immergetevi in un'esperienza di ricercatezza, gustando il pesce fresco preparato con maestria. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ci trovate in via Torre di Mondello 28. Prenotate al 380 685 5825 per farvi trasportare dalla freschezza del mare e a godere dei sapori unici del Sette Nodi. Devo vendere casa, ma non so da dove iniziare. Facile, pensa in Giallo. Hai detto Giallo. Esatto, se parli di Giallo, parli di Brava, l'immobiliare che mancava. Grazie a un metodo unico ed esclusivo, potrai vendere o acquistare casa senza fatica e in totale sicurezza. Fantastico! Dove si trova? In Via Libertà 80, una location esclusiva che si affaccia su un meraviglioso giardino. Ma non solo, potrai parcheggiare nei posti riservati ai clienti con ingresso in Via D'Annunzio. Ma allora è proprio l'agenzia che cercavo. Brava! L'immobiliare che mancava. Ho, ho, ho! Catena, si scatena! Un Natale ricco di emozioni da Catena Toys. Mega volantino. E in più, acquistando due prodotti, su secondo meno caro, sconto del 50%. Catena Toys, nel cuore di ogni bambino. Catena Toys è a Palermo, Partinico, Alcamo, Mazzara del Vallo, Gela e Terrasini. La promo è valida fino al 20/12/2023. Le due promo non sono cumulabili. Ho, ho, ho! Oh, ingredienti genuini, una perfetta lievitazione e voilà, il panettone artigianale di Donnino è pronto. Il mandorlato, il pan del bandito, il tradizionale. Soffici bontà per rendere più dolci le festività. E poi da Donnino gli sfiziosi pezzi della rosticceria siciliana, realizzati rigorosamente con ingredienti selezionati e di prima qualità, e tanto altro. Perché noi siamo buoni tutto l'anno. Donnino Total Food, a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Ho, ho, ho!
Prima la riunione, partita dei ragazzi, poi ci sono i regali da comprare, poi... Anche oggi con la mia Subaru. Sarà un'avventura. Entro il 31 dicembre puoi avere fino a 7.000 euro di vantaggi sulla gamma Subaru 4x4, benzina, ibrida o elettrica. Vieni a scoprirla da Playa di Auto, concessionaria ufficiale Subaru Sicilia. A Palermo, in Viale Regione Siciliana Nord-Ovest 2601, di fronte al motel Agip. Ho deciso, da domani palestra. Però prima passa da Sport & Nutrition. Già fatto, mi hanno consigliato i prodotti giusti per arrivare ad avere un fisico perfetto. E poi vedrai. Vedrai cosa? Sport & Nutrition, da anni leader nel settore, saprà consigliarti bene, con la sua esperienza, le migliori e personalizzate soluzioni, se sei un appassionato di sport in generale o per il piacere di stare bene. Sport & Nutrition, a Palermo, in via Vincenzo Di Marco 35. Per saperne di più, sportandnutritionsrl.it. Nutri il tuo benessere. Radio In, la voce della tua città. Siamo tornati su Facebook per 3 minuti, poi altri 3 in radio. Ancora parliamo di pietre preziose con Valentina. Valentina Costanzo e Angelo Cuttitta, che insieme sono socialmente e Cocu Precious, che ha inaugurato nei giorni scorsi. Glitter era presente, una grande festa, è un evento. Sì. Tutti... Era il primo dicembre, giusto? Sì, primo dicembre, sì. 1 dicembre, esatto. Cocktail, invitati, musica, molto bello. C'è anche un video dedicato a loro. Però la sostanza restano le pietre. Le pietre che poi sono... tante cose ci sono belle. Però le pietre preziose sono... O te le puoi permettere o non te le puoi permettere. E sono una scelta consapevole. Non le prendi tanto per... Sono, esatto, una scelta consapevole, perché di solito la pietra è una cosa che una donna desidera. E anche la tipologia di pietra viene desiderata a secondo del tipo di donna. È connessa anche a determinati momenti anche della vita, occasioni. Assolutamente sì, momenti della vita. Di solito i diamanti si regalano all'inizio, insomma, di un rapporto, per poi sancire un eventuale matrimonio. Regalami dopo 5 anni di trasmissione, effettivamente. Le promesse. Quindi il maschio lo faccio io, giusto? Abbiamo le promesse. Poi, per carità, sappiamo di ottimi mariti che durante la, insomma, il rapporto coniugale li regalano anche più e più volte, sempre più grandi, quindi che lo sai, dal mio punto questo di vista, che dico io essere curtighiare, invece sono solo molto curiosa. Per me era sapere quale, se beccano più le mogli o le amanti. Allora, non posso dire tanto, però a proposito di lusso, io vi porto per qualche istante a Dubai, o meglio, il nostro ospite è uno chef che ha avuto il piacere e l'onore di portare un pezzo di Sicilia a Dubai per una gara di automobilismo. Chef Antonello Compagno, io di automobilismo non capisco niente, ma di crudité sì, alla grande, è solo la tua specialità. Raccontaci questa esperienza pazzesca. Complimenti. Buongiorno, salve. Buongiorno. Allora, sì, abbiamo portato, insomma, la Sicilia lì ad Abu Dhabi, dove c'è stata ovviamente l'ultima gara della Formula 1. Mi sono sbagliata di qualche chilometro. Vabbè, no, è un'oretta, Dubai. Un deserto un'oretta. Più, un deserto meno. Ecco le foto nel siamo frattempo. Sempre lì, siamo sì, sì, sempre lì. Niente, abbiamo avuto la possibilità di collaborare con il team AS, che è ovviamente un team statunitense, dove ovviamente ci ha accolto con grandissimo onore, perché abbiamo portato lì la Sicilia con il nostro crudité, il nostro format che è Sicilò. Sicilò ovviamente non è soltanto crudo bar, abbiamo 3 punti a Palermo, tra cui Rinascente, le terrazze Rinascente, Marina di Villegea e l'altro che si trova in centro, in via Messina. Chef, adesso ci fai sognare con quello che hai cucinato per loro, sì, in radio, in FM. Ci colleghiamo tra 24, 3, 2, 1. Allora, un attimo, diamo noi il segnale, manca pochissimo. Ok. Diamanti non a caso, perché qui con noi ancora in studio Valentina Costanzo e Angelo Cuttitta, ma in collegamento Antonello Compagno, uno chef. La Sicilia da Abu Dhabi per l'ultima della stagione di Formula 1. Sicilò, il crudo bar palermitano, è stato scelto dal team AS, la scuderia statunitense di Formula 1, come partner della festa conclusiva nel circuito automobilistico di Yas Marina negli Emirati Arabi, e tra gli ospiti anche il pilota Nico Hülkenberg. Per me è un poco turco, però parliamo di cibo che lo capisco. Tra l'altro, vedendo le tue foto molto belle che stanno andando adesso in onda, un poco sembra di essere il nostro marina yachting, il nostro molo, perché là le temperature saranno come le nostre primaverili, no?
Com'è stata? Assolutamente. Lì praticamente la temperatura è sempre estiva. Lì c'erano almeno di giorno 32-34 gradi addirittura, di sera poi calavano sui 24. Ma la cosa bella è che noi abbiamo portato ovviamente la Sicilia, perché lì è stato difficilissimo portare i nostri ingredienti, le nostre specialità, come abbiamo portato lì la farina di ceci per fare le panelle, che lì sono impazziti tutti per questa ovviamente specialità. Buon gusto. Questo è stato proprio l'apice degli ingredienti che abbiamo portato lì. Poi c'è stata la caponata di pesce, lì ovviamente l'abbiamo anche stupiti. Poi abbiamo anche portato come crudité, abbiamo portato le tartare di tonno, la tartare di pesce bianco, condito ovviamente con prodotti siciliani come il pomodoro secco, l'oliva, il cappero. Abbiamo portato anche l'olio siciliano, il nocellara del Belice, olive di Cutrera. E poi ovviamente abbiamo fatto anche il sushi, che ovviamente noi lo rappresentiamo come ristorante, ovviamente quello in tempura, col battuto di pescato, con ovviamente gli aromi limone, arancia, insomma. Abbiamo portato proprio la Sicilia lì. Ovviamente si sono stupiti tutti, perché non se l'aspettavano. È la prima volta che la Sicilia arriva lì in Formula 1, e giustamente avevamo grande attesa, avevamo anche ospiti moltissimi importanti come Moncler, come Palmengers, come Hunter, come poi ci sono stati anche ovviamente tantissimi attori importanti, che ovviamente abbiamo avuto l'opportunità anche di fare questa... Tu sei appassionato di Formula 1? Sì, a me piace tanto. Ah, quindi ne capivi e non solo, ed era pure un doppio onore per te. Assolutamente, anche perché dico... Un occhio al crudo, un occhio al... E come vi hanno scoperti? Ma d'altronde abbiamo avuto un aggancio importantissimo con un signore che noi abbiamo fatto una collaborazione anche a Italy a Milano tempo fa. Ah, ecco. E tramite lui ci siamo messi in contatto con la Formula 1, dove lui è partner di questa associazione di AS. E insomma, ci ha dato l'opportunità di portare lì la Sicilia, ovviamente, perché loro lo fanno spesso questo, loro portano tantissime specialità come biscotti, come champagne, come altre cucine, e noi abbiamo avuto l'opportunità tramite lui di portare lì la Sicilia. Non è stato facile assolutamente, perché portare lì gli ingredienti non è abbastanza facile, perché noi avevamo paura giustamente in paesi arabi, ovviamente non sapendo, anche perché lì per esempio l'alcol non si può portare. Perché noi volevamo portare casomai un passito, una malvasia, però lì ce l'hanno ovviamente, l'hanno tolto ovviamente. Cioè, andiamo ai piatti, il cassero. Sì, appunto, qua siamo donne di panza, quindi ti prego di scendere nei dettagli, anche eravamo alla caponata di pesce, ma se non sbaglio ce n'era pure una tradizionale. Sì, ma i nomi sono proprio particolari di questi tutti, piatti. Tutti, perché noi abbiamo studiato. Abbiamo messo, sì, Mondello, che era il sushi, abbiamo messo il cassero, se non sbaglio era la caponata. Poi abbiamo fatto le panelle, come ho spiegato, ho fatto una bruschetta con le panelle, abbiamo messo anche la bottarga di tonno, abbiamo fatto proprio questa bruschetta di pane che l'ho fatto io. Allora, il cassero è una piccola bruschetta di pane casareccio con panerline marinare e bottarga di tonno rosso. Poi c'era 7 cannoli, beccafico di pesce azzurro caramellati al miele d'arancia e polvere di pane crusco. Io ho fame da stare. O capo, poi la caponatina barocca. La caponatina di melanzane con cacao amaro e pistacchio tostato. Questo mi mancava. Sì, abbiamo fatto questo annubio di, ovviamente, tra il cacao, è famosissima questa ricetta. Abbiamo aggiunto il cacao con la caponata. Cuciria cubi di pesce pescato ad amo. Mi piace questa cosa, pescata. Adamo, in salsa sfincione palermitano e ballarò una ceviche di pescato con pico siciliano, capperi, olive, guacamole di pomodoro ramato e chips di ostaggio, anche un po' fusion, voi, se vogliamo. Assolutamente, sì. Anche perché noi abbiamo portato lì proprio il nostro brand, che è il Sicilo, ovviamente i piatti lì li abbiamo portati assolutamente, anche perché abbiamo fatto tantissima pubblicità per noi, avere ovviamente una visibilità anche all'esterno con dei clienti importanti. Certo. Sì. E poi Acqua Santa, una zuppetta fredda di crostacei al vapore in 3 ecosistemi ed amica erbe però spontanee. Amico, è distante, quindi non te la porta, per cui è inutile che ti fissi. E acqua di cielo, però... acqua di cielo, aspetta, un mix di tartare di pesce fresco con note e profumi siciliani. Ciao. Assolutamente, abbiamo messo le tartare, ovviamente questo è il crudo per noi è l'apice del nostro Sicilio, ovviamente noi siamo come crudo bar.
Che poi, se sei d'accordo, non è niente di nuovo questa cosa delle crudité, perché si mangiano da sempre, anche nei chioschi. Però chissà perché la presentazione degli ultimi anni, anche gli abbinamenti, le salse, gli intingo, li rendono un cibo divino, secondo me. Sì, perché ovviamente la cucina ovviamente è quella classica giapponese, ovviamente col crudo, però noi l'abbiamo sicilianizzata più possibile, perché ovviamente diamo forza alla nostra Sicilia, perché aggiungendo i nostri prodotti tra il cappero, l'oliva, il pomodoro secco, l'olio fatto ovviamente siciliano, accompagnati poi con un buon vino siciliano, per me è l'apice della cucina siciliana. Vabbè, allora restiamo che per la prossima volta, se ti serve una meravigliosa influencer e un addetto stampa, noi veniamo, bagaglio perfetta, bagaglio piccolo, vero? Sì. E facciamo il facciamo il glitter sushi. Il glitter sushi, ecco. Bello, bello, una bella idea, possiamo farlo assolutamente. Allora, tornerai da Abu Dhabi oppure nuove mete per il prossimo anno? Il prossimo anno punteremo specialmente in Italia. In Italia vorremmo fare Monza. Vorremmo fare Monza, che ovviamente è più vicino, ci viene più facile, portare lì prodotti molto, cioè nostri ovviamente, proprio di qua, perché lì l'abbiamo trovata lì, ma ce la siamo anche portati, l'abbiamo spedita, però qua in Italia è molto più facile. Le crudité incontrano le quattro ruote, una battuta della bellissimo. Ma d'altronde abbiamo fatto furore, per questo ci hanno rinvitato a fare altre esperienze su questo, anche sulla MotoGP ci hanno invitato, e questo ovviamente dovremmo vedere con il nostro amministratore. Ma anche a me mi hanno invitato alla MotoGP, io la mia Vespa ogni anno. Mogna, scherzi a parte, se ti veniamo a trovare molto più facilmente. Dove stai tu? A Marina di Villeggea? A Marina di Villeggea, sì, si trova proprio al particello dell'Acqua Santa. Scarso è il posto, non ci sono andata. Sono venuta all'inaugurazione, molto bello, molto bello. Ma sì, anche da recente con la mia amica Malia Giordano, che è la Villeggea. Che salutiamo, sì, ciao Malia. E allora grazie per essere stato con noi e a prestissimo. Arrivederci. Ciao. Ci salutiamo sulle note di Ma che bontà di Mina. E... Bravo, è confessato questo regista. Sempre su Facebook con voi. Allora, cosa state creando per questo 2024 trend, tendenze? Vero. Stiamo creando? Sì, allora, innanzitutto stiamo ampliando quella che è l'offerta di gioielli da viaggio, quindi e stiamo comunque anche creando, grazie a Valentina, ai suoi disegni, insomma un po' una nuova linea, però fatta da noi. Non stavolta non ci rivolgiamo agli artigiani aretini o altro tipo, ma abbiamo un bravissimo artigiano che ha cominciato a lavorare Fantastico. Per noi da adesso, e cominceremo a fare sicuramente per il 2024 una linea in argento, non 925 ma 1000, comunque argento puro 100%, con delle pietre semipreziose. Non parliamo, quindi, per avere un gioiello di classe non bisogna necessariamente fare un mutuo, cioè fare un mutuo, anche perché insomma non voglio anticiparvi troppo tante cose, però ha a che fare anche con l'ispirazione gioielli della mostra di cui parlavamo prima, ecco, quindi facciamo, che sta tornando molto in auge, facciamo, vabbè, che sempre ciclicamente, esatto, ci appartiene nel DNA, sì, un richiamo stile, sicuramente alla nostra storia. Naturalmente quei pezzi replicarli in oro sarebbero un po' proibitivi per mille motivi che è inutile spiegare, sono molto cesellati, per molto... motivi di mercato, per motivi di mercato, cioè insomma noi abbiamo una clientela prevalentemente italiana allo stato attuale, sì. Dico, c'è da dire che lavoriamo anche bene su tutta Italia, perché insomma tramite social e tramite sito ci contattano tantissimi clienti, e mi fa piacere dirlo, a distanza facciamo le consulenze e spediamo anche gioielli a distanza, quindi non avendo l'e-commerce, ma è una scelta il non averlo, preferiamo fare la consulenza attraverso insomma diverse call, cioè non è che scendi, se non ti piace la porti indietro su Skype con i clienti, ma per carità esistono molti e-commerce di gioielli, ma preferiamo avere sempre un contatto diretto col cliente, sia che sia naturalmente in loco ma anche a distanza, quindi la vendita fredda per il gioiello diciamo che non ci piace tanto, preferiamo anche appassionare il cliente dal progetto iniziale fino alla realizzazione vera e propria. Angelo, ho visto che sei in radio, ok, sì. È cioccolato. No. Con il ciondolino annesso, Loop People, Glitter People 11:46. Allora, parlavamo di qualità, il controllo. Sì, qualità. Controllo di qualità, mi viene in mente Angelo, che lui è molto social. Lui, diciamo, è il gemmologo, lei è la creativa.
Lui è molto sociale, è bello battagliero come me. Che male che ci facciamo queste persone. Però è un angelo. Sì, no, no, è grazie, un bello battagliero, te lo dico grazie. Io. Quindi tu sei molto social. Mi piacerebbe vedere nei vostri video che seguo anche qualche cosa dai vostri artigiani, magari vederlo che lavora con le mani. Sì, okay. Io mi incanto a vedere le persone che disegnano, che l'abbiamo già fatto. Passo le ore. Nasce tutto da lì e poi diventa realtà. Ecco. Sì, sì, e anche vederti lei mentre con gli occhietti sei sbirciando dentro la allora, pietra. Su quello ti dico, non sono molto... Sono un po' restio a questo perché sono timido di natura, dico. Non vuoi svelare segreti? No, per quello no. Cioè, non ci sono segreti in questa professione, dico. Però è una questione personale mia. Tendo un po' a lasciare fuori il personale o le fotografie un po' troppo personali da quello che è il mondo social. Domanda, ma vi è successo mai che qualcuno veniva a portare un gioiello per una stima ed era vetro? Sì, tantissime. Assolutamente. Erano consapevoli o no? Che faccia hanno fatto? No, assolutamente no. Però noi, almeno io, quando mi sottopongono una cosa del genere, io tendo e sono obbligato a dire la verità. Quindi molto spesso ci troviamo davanti persone molto deluse, persone che magari erano convinte di avere un tesoro a casa. Per esempio, ultimamente, mi è capitato una valutazione di un diamante di 2 carati, che normalmente siamo intorno ai 25-30 mila euro, ed era vetro, era uno zircone. No. Si può morire. A me potrebbero fregarmi, sai? Io dico, ho studiato, ma non ne so niente. Ognuno ha il proprio mestiere, infatti. Sì. E vorrei aggiungere a questo punto il fatto che bisogna informare la gente che quando si approcciano ad acquistare un diamante, soprattutto di una certa caratura, assicurarsi che il diamante sia certificato, ma non certificato dal gioielliere, quindi nome Koku piuttosto che. Noi abbiamo diamanti certificati solo ed esclusivamente IG e GIA. Questi diamanti, oltre ad avere un signor certificato che ne decanta naturalmente le caratteristiche, hanno un'incisione al laser sul diamante, quindi un numero di serie che è sul certificato cartaceo, ma anche leggibile naturalmente sul diamante con delle lenti 10x fino al microscopio. Quindi non comprate diamanti certificati dal gioielliere XY, perché magari è stato ingannato anche lui non lo sa. Quindi io nutro buona fede nei confronti molto spesso anche dei gioiellieri che magari non hanno consapevolezza. La domanda definitiva, ad occhio nudo ce ne si può accorgere? Allora, ultimamente negli ultimi 10-15 anni se il mercato è stato inondato da i cosiddetti diamanti sintetici, che ovviamente non sono diamanti naturali, hanno le stesse caratteristiche di un diamante naturale, anche al microscopio è difficile, se non impossibile, notare la differenza tra naturale e sintetico. Però ci sono gli strumenti che riescono a identificarli, e ovviamente questi diamanti valgono molto meno di quelli naturali, circa il 70% meno, quindi che non è poco. Quindi sì, andarsi a ritrovare un diamante non naturale in un anello piuttosto che in un gioiello che acquisti per naturale è comunque quindi ad delusione. Occhio nudo mi stai dicendo assolutamente no, neanche al microscopio riesci a ma anche dal vetro al non c'è qualcosa che tu dici, si capisce subito. Solo l'aspetto spettroscopio, cioè il fatto che il diamante sintetico rilascia. E quindi probabilmente i diamanti che vediamo in giro sono come le persone che pensano di non avere corna. In realtà per un buon 30-40% che metafora. Sì. Sì. Cos'altro sapere? E poi parliamo anche di trend. Sì. Continuo, perfetto. Cos'altro sapere? Allora, noi abbiamo in questo momento fatto un acquisto importante di un lotto di rubini meraviglioso e in arrivo anche un lotto di smeraldi stupendo con il quale realizzeremo delle nuove creazioni per San Valentino. Cos'altro sapere a livello tecnico? Potete anche consultarlo all'interno del nostro canale YouTube che è Koku Precious, quindi lì ci sono dei video altamente tecnici per i curiosi o per gli appassionati, quindi lì ci dilunghiamo anche in aspetti importanti da sapere sia per gli addetti al settore che per i consumatori, ma la cosa più bella sarà la parte creativa, scusate se insisto, per Angelo, tu sei la base, ma poi ci metterai il valore aggiunto. Scusate, sei una gemma. Allora diciamo che ciò che premia il nostro lavoro è vedere il cliente quando arriva, vede il suo gioiello realizzato e ha la luce negli occhi, quindi quello per me è la gratificazione più importante, e non soltanto il dito. Quindi assolutamente
assolutamente sì. Certo. Proprio ieri un cliente ha ritirato un anello meraviglioso per il marito, quindi un matrimonio X fantastico. Erano meravigliosi, cioè vederli anche sancire ulteriormente il loro matrimonio con un anello splendido mi ha fatto emozionare. E perché non regalare di continuo questi sogni? Ecco, ultima novità, ultima novità è l'uscita prossimamente del mio libro sul diamante, che è a brevissimo ormai, 2024. Stiamo pensando, sì, con in omaggio a tutti quelli che l'acquistano un diamante, quindi diciamo un buono sconto. Bravo. Ma il titolo marketing. Si può spoilerare o ancora no? Il titolo dovrebbe essere Miniere di città. E allora ci lasciamo così. Ma del resto, se non invitiamo loro che brillano, più glitter di così. Direi. Adesso vi tocca farvi le foto con i cappellini a Bambo Natale qua. Per voi ci sacrifichiamo volentieri. E ci sentiamo presto per presentare anche il libro. Grazie per essere stati con noi. I consigli di Radio In. Oh, ingredienti genuini, una perfetta lievitazione. E voilà, il panettone artigianale di Don Nino è pronto. Il mandorlato, il pan del bandito, il tradizionale. Soffici bontà per rendere più dolci le festività. E poi da Don Nino gli sfiziosi pezzi della rosticceria siciliana, realizzati rigorosamente con ingredienti selezionati e di prima qualità, e tanto altro. Perché noi siamo buoni tutto l'anno. Don Nino Total Food, a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Ho, ho, ho! Ciao, io parto per la spesa. Da quando ho scoperto Prezzemolo e Vitale, la spesa è uno spasso. Un viaggio entusiasmante tra sapori unici, bio, chilometro zero, il meglio di Sicilia, d'Italia e del mondo, e senza allontanarmi dal mio quartiere. E posso viaggiare anche online su prezzemoloevitale.it. Più comodo di così. Vieni da Prezzemolo e Vitale. Parti per la spesa. Facciamo un gioco, vediamo se indovini. È tonda? È la luna? No! È tonda e gustosa? È la frittata? No! È tonda, gustosa e colorata? Ho capito, è la pizza! No! È tonda, gustosa, colorata, croccante, profumata, insomma, deliziosa! Ma certo, è la pizza di Mastro Nicola! Indovinato! E il premio? Stasera ti porto da Mastro Nicola! Mastro Nicola, qualcosa in più di una semplice pizza! Mastro Nicola! La pizza artigiana in via Venezia 71 e ora anche in viale Strasburgo 384 a Palermo. La bellezza è un gioiello prezioso che cela in sé una storia singolare e un'emozione senza tempo. La bellezza oggi risiede da Natravolta, la gioielleria che dona nuova vita a creazioni uniche, dal fascino senza eguali. Ti aspettiamo nel nostro store in Piazza Leoni 33 a Palermo per vivere insieme le storie raccontate dai nostri gioielli. Gioielleria Natravolta, il luogo in cui ogni gioiello è una storia unica. Visita il sito www.natravolta.com. Ogni anno la stessa storia, scegliere il regalo giusto. Io ho il regalo perfetto, è la Conca d'Oro Gift Card. Esatto, con la Conca d'Oro Gift Card regali oltre 100 emozioni e per ottenerla basta recarsi all'info point del Conca d'Oro. Wow, un regalo che farà felici tutti. Proprio così, è il regalo perfetto per questo Natale. Allora non perdere tempo, fai brillare il tuo Natale con la Conca d'Oro Gift Card e regala un mondo di opzioni. Radio In, la voce della tua città. Thank you.
Mamma mia, ci siamo moltiplicate, non siamo sì, da sole sì, oggi. Sì, ho fatto così. No, ogni colpo di campanello spunta una persona. Io l'ho detto, questo campanello è pericoloso, ma per questa posizione. Vabbè, comunque. È il campanello della fertilità, no? Milvia! Allora, questo campanello chiama tre ospiti, tre ragazzi, tre bombe. No, è una ciurma. Aspetta, bomba in che senso? Nel senso battuta che alla secondo me siete molto così carichi, vero? Così pare. Allora, vai tu, amica. Ciurma, intanto il video che avete visto è stato un mio sacrificio personale. Sacrificio, chiamalo sì, certo, sacrificio. Cosa avete combinato? Io sono una giornalista professionista. Posso mai parlare di una cosa senza saperne? Esatto. No, io devo verificare. Sono andata lì. Ecco perché mi sono fatta i taco. Poi mi sono fatta il sushi. E pure quelli con il ricci, che a me mi piacciono da morire. E poi il ricci, mi sono mangiata i paninetti. Niente. Dovevo, ragazzi. Sì, ma era meno male che era una sera di lavoro. Angela Sciortino, che è una cara amica, è un'esperta di food, ci ha invitato per provare questa realtà. Sono giovani, ma sono bravi. Sono già al terzo, quarto, quinto locale. Quanti siete? Sì, sì. Come ciurma siamo al terzo. Sì. Peraltro hanno messo lo zampino, il piedino, anche al molo, che non è poco. Sì, lo so. Esatto. E poi c'è anche un altro figlio in arrivo, ho visto. Ma tu sei cortigliera peggio di me. Poi dice che glitter sono io. È informata. Sì, sì, si sta spedendo, poi verrà sceso. Esatto. Non a caso, però andiamo per ordine ed entriamo in radio perché eravamo solo su Facebook. 20 secondi. Come due chili di rossi nella tua bocca. Oh, è nel suo habitat, è nel suo habitat. Non bevi dopo. Rubini, Mahmood ed Elisa, 11:58. Abbiamo parlato per tutta l'ora di gioielli. Il secondo blocco, non lo so, da quando abbiamo visto in cinque parti, in cinque blocchi non posso dire più seconda parte, che siamo a prima parte e mezza. Ma soprattutto durante i contenuti, prima parte, secondo blocco della terza parte per la quarta. Niente, vabbè, siamo qua, Glitter People, 11:58, faccio l'appello, alzate la mano. Luca Montoneri. Presente. Al contrario, Alberto cognome Spata. Nome. Ove! Giuseppe Gennaro. Eccomi. Loro sono Ciurma. Ciao a tutti, ciao, grazie di averci invitato. Esatto, ma quanti siete comunque, Luca? Siamo tre. Qualcuno fa per due. Non sono io che faccio per due, nemmeno io. Bibi, sei fatto un po' più in carne, ci dicono. La colpa è tua che fai tutti sti paninetti, tutte brava, queste cose. Brava. Secondo me è la telecamera. Guardate che io normalmente sono a proteica. Ora mi avete avuto l'altra sera perché sono in una fase che mangio pure le brioscine, ma ora normalmente sono a proteica. Sacrificio proprio. Guarda, volevo fare la battuta, posso farla? Da proteica porcata dal cibo. Bellissimo. Esatto. Tu fai cose e sopravvivi facendole, che gente normale, questo è autoesplode. Comunque voto dell'altra sera, voto tantissimo, è divertente. Così dillo. Intanto che cosa c'è, è divertente. Esatto. A me piacciono, mi piacciono le cose belle, capisco che piacciono a tutti le cose belle, ma la gente pensa di dire che sono belle cose sono tasce, invece a me, io che ho gusto. È divertente il locale perché è allegro, con colori pastello, accattivante ruffiana pure la vostra cucina, parliamoci chiaro, perché voi avete preso una cosa classica, la mangiata di pesce c'è da quando io sono nata, se andavamo, che ne so, tipo o a Mondello, in Spera fondo a via Messina Marina, Spera Cavallo, a mangiare il pesce, però l'avete resa instagrammabile. Sì, hanno stile comunicativo. Cioè, cose tue di ragazzine, lo so. Infatti saluto Sam dall'altra parte, il social media. Ciao Sam. Ciao. Ne mancano altri due che salutiamo pure. Ciao Albert, ciao Claudia. Saluto anch'io, li conosco. Ciao ragazzi. Tra l'altro, scusate, colgo l'occasione anche per salutare tutti i nostri staff dei punti vendita che ci stanno guardando e mi hanno minacciato, quindi salutaci. Sono gentili, sono carini. Ciao Ciurma Macheda. È la cosa antica che quando arriva la mancia fanno la scampanellata e il saluto, sono belli i colori. Vabbè, là al molo potevate mettere pure le sedie ed era bello tutto. Ma prima del molo loro sono in centro, quindi come iniziate? Raccontate la vostra storia. Esatto. Voi siete cognati, cognati se ne dicono. Cognati e anche amanti, perché in realtà noi ci amiamo. Allora, dillo come hai conosciuto Peppe. Allora, vi dico la verità. Peppe l'ho conosciuto in Francia perché faceva il ballerino all'interno di un nightclub. No. Non è uno scherzo. Questa se l'era preparata, mi aveva detto che l'avrebbe detto. Ma tu sembri buono, oppure hai modo di rispondere, se vuoi puoi replicare. Io sono il serio della situazione. Chi è il marito della sorella di chi? Presente. Ho questa disgrazia. Grazie, ho questa disgrazia. Sembra buono, ma ha un diavolo dentro. Esatto. Peppe, esplodi. Nascondo. Potresti esplodere, raccomando, dove ti dico io. Allora. Non parliamo di queste cose con Milvia, proprio. Vabbè.
Come inizia tutto? Facciamo finta di non saperlo, noi o almeno. Okay. Raccontiamo la vostra storia. Allora, nulla, Ciurma nasce dopo un periodo abbastanza importante, è in un periodo anche abbastanza critico, perché purtroppo nasce nel periodo della pandemia, da un'idea fatta appunto da me e da Giuseppe, dove abbiamo cercato di creare un format, come abbiamo già detto, innovativo, basato sul pesce, comunque una tradizionalità in Sicilia, però abbiamo voluto di cercare di dare qualcosa in più. Intanto il nostro è un format basato sulle persone prima che sul cibo. Questa è una cosa a cui teniamo, perché per noi il nostro staff è famiglia, e non è una frase tanto per dire, ma realmente è così. No, il vostro staff è Ciurma, cioè la vostra Ciurma è famiglia. Esatto. Quindi abbiamo cercato di dare delle possibilità di circondarci di gente che in primis ci piacesse personalmente e poi. A quante persone siete tra i tanti punti vendita? Adesso? Siamo più o meno circa 120, una cosa del genere. In questa stanza non ci sono 120 anni, è veramente una bella cosa d'età. Siamo molto felici e orgogliosi del nostro team, questo è evidente. Ovviamente che io con i miei 22 non faccio alcun 22 in una gamba. No, no, sempre 22, mi raccomando. A proposito, non ti è arrivata la mia mala fama. Mi ha dato uno schiaffo, ragazzi. La paura si dovrebbe proprio. No alla violenza. Salutiamo Anna, Simona e Claudia. No alla violenza quando vi guardano. Però poi... E a proposito, lo senti questo odore di mare? L'odore del ciao mare. Ciao Claudia, sì, che è lei la santa. Ieri ho scritto. Io l'amo. Ieri ho scritto a tutti loro, manco una mi ha risposto. Meno male che c'era. Ma sono impegnate, lavorano. No, lei sì. L'odore del mare. Niente, lui continua a fare il... Allora, per ora possiamo togliere le cuffie perché siamo su Facebook. Nel frattempo continuate a commentare. E quanto rompiamo le scatole con queste... Comunque mi ricordo, facendo dei passi indietro, mi ero sentita ovviamente con te quando tu mi hai detto stiamo creando, sto facendo questa cosa. Sì, quante cose, quanti passi in avanti, anche così in breve tempo, e che non vi aspettavate, Luca? Come è successo? Vi siete ritrovati? Ma siamo ancora in diretta? Sì, sempre su sempre, sempre. Okay. Anzi, fai figo. Più dritto, ok. Mano sempre pancia. Su Facebook. Sì, ci siamo ritrovati onestamente travolti anche per noi, perché siamo nati nel 2014 con un pub, con un semplice pub. Oggi invece siamo orgogliosi di quello che abbiamo creato. Siamo al sesto punto vendita. Ci siamo circondati e abbiamo accolto anche Alberto, detto Bibi. Per gli amici, siccome così siamo in famiglia, Bibi è molto chiuso. Siccome siamo in famiglia, lo possiamo chiamare Bibi. E nulla. E ricordiamo che siete anche al forum. Sì, abbiamo tre punti vendita come Ciurma, uno in via Macheda che è il primo, il secondo all'interno del centro commerciale Forum e il terzo all'interno del PMI, il Palermo Marina Yachting. Poi abbiamo Capocollo, che è un altro format di ristorazione. Carino anche il nome Capocollo. Adeguato, perché comunque facciamo salumi. Esatto. Concentrato sui salumi. Annuisce. Facciamo schiacciate, salumi. Abbiamo Ai Bagnoli, che è il nostro cocktail bar, il primo. Che però aperto. Mi hai detto che non c'entra niente col quartiere, quello. Vendo Bagnoli. No, no, con quello di Napoli. No, non c'entra nulla. Corregge Claudia, dice. No, okay. Ti corregge, ti aiuta. In via Macheda, Capocollo e Panaro. Sì. Capocollo e Panaro, stavo dicendo. Claudia, ti prego. Claudia, Claudia ha raggiato, lascia stare. Claudia, che sta nascendo Panaro. Che Panaro è un format di ristorazione abbastanza particolare, perché è uno street food tipico siciliano. Però abbiamo cercato di riportare un quartiere popolare reale. Quindi troverete balconi, panari. Chi è che vi dà i nomi, che le tendenze, come allora, si lo puoi sapere? Carica. Non lo posso dire? Lo puoi dire. I bigliettini. I bigliettini. Noi siamo quelli dei bigliettini, cioè, ogni scelta che facciamo lo scriviamo. Io pesca. Pure faccio questo. Andiamo a fare fatto. Io lui. Ho fatto eleggere un presidente di circoscrizione così. Ma noi abbiamo preso scelte importanti. Decisioni incredibili con c'era uno che pretendeva di essere eletto perché secondo lui il partito è di maggioranza. Io avevo preso più voti e ho detto no. Bigliettini. Cioè, considera, io quando sono subentrato qua poco meno di 2 anni fa, la prima decisione importante, che era comunque a disposizione del locale, l'abbiamo scelta con i bigliettini. Ma voi siete pazzi, c'è una scelta del genere. Ti aspettavi comunque una cosa seria? Io immagino una cosa, fa no, dobbiamo fare i bigliettini. Facciamo. Io però l'ho fatta più complicata. C'erano i bigliettini, ognuno la lanciava, chi si è avvicinato di più alla finestra ha vinto. Abbiamo lo stesso metodo. Il prossimo abbiamo lo stesso metodo. Allora, fino a ieri sera l'abbiamo fatto. Mi piace chiarire, stanno nascendo cose nuove che non possiamo dire, però fino a ieri sera abbiamo fatto i bigliettini.
il sorteggio. Ci siamo preparati, diciamo, alla tombola, al bingo, facendo questo bigliettino qua. Però, mi piace. Io pensavo fosse tutto non casuale, perché comunque ciurma, mare, capocollo, carne, tra virgolette, e poi panaro, perché è più tipico, più siciliano. Allora, capisco una cosa di quella connessione di cultura, c'è. Quelle che si capisce assolutamente. Voi maschi siete sempre fissati su certe cose e vi guardate sempre i porno per questo momento. Ho sentito maschilismo. Scusa, una domanda. Sempre a dieta, sempre affamate. Radio. Quindi noi vogliamo sentire parlare di cibo. Quindi adesso vi fate tutto il menù con cortesemente. Ma cosa sono i porno? L'odore del mare. Bel pezzo, bellissimo, Tiro Mancino e Carmen Consoli, L'odore del mare, non a caso perché siamo con una ciurma. Allora, aspetta che li so tutti in ordine, da sinistra verso destra. No, in realtà vi siete messi in modo diverso. Luca Montoneri, Alberto Spata e Giuseppe Gennaro, titolari di ciurma, tre giovani, un grande impero. Però adesso parliamo di cibo, cortesemente chiedo alla regia di rimettere le mie immagini con cibo. Così vengono e verranno sacrifici. Commentate, nel frattempo saluto John dall'America. Tu le foto, no, il video, sottofondo. Salutiamo due bei ragazzi lì, Salutiamo anche Ivana Nobile. Ciao Ivana. Le cose da Ivana Nobile, che bei ragazzi, bravi e belli, top, stra top. Che cosa c'è di particolare? Che cosa rende il vostro pesce diverso? Io lo so, ci sono stata, ho visto questo fusion, questo abbinamento, tipo l'idea del taco, che è molto moderno, molto accattivante, molto telefilm americano. Come vi nascono i piatti? Voglio parlare di cibo, parliamoci tanto. Hai fame per caso? Da morire, stamattina. Si avvicina all'orario del pranzo. No, mi sono svegliata arrabbiata, quindi... Sì, ecco, quello è il taco. Allora, tra l'altro molto carina la soprattutto presentazione. Perché in questo momento non può vedere le immagini, quindi all'ascolto. Ok, vado io. Vuoi vendere tu? Se volete un piatto uno. Bigliettini anche in questo caso, non lasciamo. Non c'è tutto i bigliettini. Allora, abbiamo visto taco, abbiamo visto hamburger e sono entrambi con il pesce. Quindi una cosa strana, originale, diversa, una contaminazione. Questo come si chiama? Il paninetto morbido? Sono i bao, sono dei panini a vapore. Ma sono presi da qualche cultura culinaria? Da dove sono importati? Sì, questi qui, bao in particolare. Asiatica. E il coniglietto, quello che il pane. Il pan coniglio, bravissimo. Il pan coniglio. Sì, è lo stesso pane. Mia figlia che mi sono portata, dico, mi volete tutta la famiglia? mia figlia dice, mamma, questo è il pan coniglio. Esattamente. Dicevamo, è un pane cotto a vapore, tipico orientale, logicamente, però abbiamo cercato di sicilianizzarlo un pochettino. Per questo abbiamo inventato il bao sicili e il bao ciurma. Uno è fatto col gambero rosso in tempura e un altro col baccalà, appunto, pesci tipici locali. Quindi abbiamo cercato di rivisitare un pochettino la cultura asiatica e renderla un po' più nostra, grazie anche all'aiuto, con l'occasione saluto Harold, il nostro sushi man, e il nostro fantastico chef Shortino e chef Scozzeri, che studiano e lavorano forse anche più di noi e ci danno anche allora, tanti quindi consigli. Prima le cose originali e poi quelle più amate. Abbiamo detto taco, abbiamo detto hamburger, abbiamo detto bao. E poi ci dite le altre. E qual è la star? Vince il gambero, vince il salmone? La classifica, le top 3. Allora, se dobbiamo parlare di classifica personale o diciamo di quelle dei clienti, il top seller, diciamo. Ma io capisco che devi fare da competitor con lui, che è molto accentratore. Dico subito, diciamo, a livello di cliente, quello che viene più amato fra tutti è il gambero, perché diciamo fa parte delle nostre radici, il gambero rosso siciliano e quant'altro. Dovunque lo metti la gente risponde, che sia nel sushi, che sia in un antipasto, che sia in una tartare, che sia in una pasta, che sia in un secondo, va bene. Magari non so a colazione, questo non l'ho mai provato. Come però... si dice in Francia, anche sbattuto al muro. Si può dire, in Francia è così. Questa... È così. Okay. Scusate, abbiamo una battuta da Alberto: che verso fa il cibo preferito dai cinesi? Bao. Bao. Sembra una battuta da Sorbriolo. È lo stesso mio livello di intelligenza, Alberto. Ciao. L'altro giorno uno mi ha fatto arrabbiare, gli ho detto livello culturale lettore di etichette di shampoo in bagno. Mi è piaciuta, lo volevo dire. Esatto, no, vabbè. Comunque... Ecco, continuiamo con la classifica, anzi... Alberto di Napoli, vi siete messi d'accordo per vestirvi? Noi sì, loro... Boh. Noi no. Viviamo tutti di blu. Loro sono fatti con lo stampino, Alberto. Torniamo tra poco, pubblicità. Ciao.
I consigli di Radio In. Se per traslocare vuoi sicurezza, puntualità e convenienza, scegli Gregorio Loporto Traslochi, leader nel settore dal 1983. Dal canarino all'elefante, dal comodino all'armadio assaiante. Gregorio Loporto trasporta tutto, anche auto e moto, sia in Italia che oltralpe, anche con combinazioni settimanali. L'azienda ha sede a Palermo in via Vittorio Bachelet 66. Per info www.traslochitrasportiloporto.com o chiama il numero 091 66 83 157. eCampus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora eCampus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. eCampus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Ogni anno la stessa storia, scegliere il regalo giusto. Io ho il regalo perfetto, è la Concadoro Gift Card. Esatto, con la Concadoro Gift Card regali oltre 100 emozioni e per ottenerla basta recarsi all'info point del Concadoro. Wow, un regalo che farà felici tutti. Proprio così, è il regalo perfetto per questo Natale. Allora, non perdere tempo, fai brillare il tuo Natale con la Concadoro Gift Card e regala un mondo di opzioni. Pa come Palermo. Pa come panettone. Pa come pancucciato. Il panettone artigianale ottenuto dalla semola del couscous dolce e con i sapori e gli odori della Sicilia. Contenuto in un'elegante scatola di latta, una perfetta opera d'arte, lo troverete in edizione limitata alla pasticceria Donnino in via Vincenzo Di Marco 26B a Palermo e nel sito pancucciato.com. Pancucciato, da regalarsi o da regalare per un Natale ancora più speciale. Radio In. La voce della tua città. Ma tu devi sapere che molti siamo tornati su Facebook food solo per scroccare le cene. Hola. Io sono insulino resistente, quindi non ci vado mai alle cene. Con loro è stato un caso perché sono in una fase antiproteica. Nilia Verna, siamo su Facebook, detto. Si può dire. Ma molti si godono il beneficio di essere food journalist o food blogger per mangiare. Fanno l'utile al dilettevole. No, fanno il dilettevole. Allora, siamo tornati su Facebook, poi ci saluteremo in radio, ma intanto anticipiamo un po' le tendenze. Anzi, com'è il vostro sushi? Buonissimo. Cosa mi è piaciuto l'abbinamento con la croccantezza, cioè le diverse consistenze. Cosa lo distingue dagli altri? Ho notato perché c'è speciale croccantezza in ogni piatto. Sì, abbiamo deciso di fare alcuni uramaki in tempura che sicuramente danno la croccantezza. Ma anche nel bao io ho trovato croccantezza. Il gambero in tempura di cui parlavamo poco fa. Sì, abbiamo creato una top seller di questi campanelli, sono fantastici. Sì, questi campanelli. Campanelli d'allarme. Una top seller di uramaki e di somaki. Più sentite il rumore di fondo, più e Sara siamo contente, d'accordo, esatto, su quello che loro dicono. Esatto. No, la top 10 mi interessava, o la top 5 dei pezzi vostri che piacciono di più. In assoluto io metterei al primo posto sicuramente i panini di mare, che è il nostro atto distintivo, che è quello per cui siamo riconosciuti, da cui siamo nati, da dove tutto nasce. Esatto. Sì, sì. Poi abbiamo anche i primi piatti di diverse tipologie, trattiamo ricci freschi, trattiamo un tartar di gambero rosso, ricci, abbiamo sì la pasta con ragù di polpo, insomma abbastanza particolare anche quella. Sicuramente adesso, da qualche mese a questa parte, da quando abbiamo inserito il sushi, ci sta dando grandissime soddisfazioni. Sushi che c'è soltanto al Porto. Soltanto al punto vendita del Porto, però. Ad oggi. Però. Chissà. Apriamo un piccolo parete da un punto interrogativo. Fate così come i nostri campanellini raddoppiati su Sushi Master. Noi abbiamo raddoppiato gli ospiti. Sono pericolosi. Vediamo la suspense. Però, sì. però. Ma la clientela, vero che è giovane ancora il locale del Molo, ma la clientela di Via Maqueda è diversa da quella di Ciurmal Molo o... Sicuramente un pochettino così. Sì. Vai, però sempre per turisti. Sì, sì, principalmente diciamo c'è un buon afflusso di turismo sicuramente in Via Maqueda, un po' meno al Porto, anche se comunque ragazzi, la zona è inverno. Ha inaugurato d'inverno, grande inverno. La zona è molto molto frequentata, diciamo, anche da un pubblico palermitano che ha apprezzato tantissimo. Anche se quando abbiamo fatto l'inaugurazione di giunta c'erano 50 gradi, penso. Sì. Io fino a due giorni fa ero a maniche corte. 2 dicembre c'era un caldo pazzesco. Di godere di queste belle giornate. E poi, come altri top 5, oltre ai fish burger e il sushi, abbiamo sicuramente... Lo raccontiamo e ci salutiamo in FM. Fish. Lacrime tue, lacrime tue.
Sono due. E invece siamo noi due. Noi due. Ma non siamo due. Sole, siamo allora, con tre. Io intanto saluterei Roberto De Angelis, facciamo un po' di social. Ciao corner, Roberto. E poi ciao. Alberto di Napoli dice: sempre siamo lui, con Albert. I ragazzi di Ciurma. Una domanda importante: vi sentite più lupi di mare o amici suini? Alberto, sei più cattivo di me, mi piace. Amici suini mi piace. Però dice... devi acclamare come fa Alberto. Amici suini. Non ci piacciono i punti interrogativi. Allora, chiudiamo con gli amici di Ciurma, facendo un po' la classifica dei pezzi più gustosi, delle idee che vi siete partorite, di quelle che ama più il pubblico, perché alla fine voi siete tre giovani imprenditori che hanno puntato sull'innovazione nel pesce, che è una tradizione per tutta la Sicilia. Per un target vario, dai ragazzi giovanissimi sino davvero agli adulti. E quindi i trend di quest'anno, quindi come concludete, cioè, e per come dire, inizierete il 2024? Ospite, lo chef che era prima di voi, che a Abu Dhabi per la Formula 1 ha servito un pranzo, dice: quello che ha fatto breccia sono state le panelle, e il pubblico era quanto può guadagnare un automobilista di questi della Formula 1? Assai, dico, e c'erano attori, ma non hanno le panelle, uno stipendio statale più o meno, penso. Sì, quindi alla fine la panella c'ha il suo fascino pure quando sei molto ricco, e voi avete utilizzato un modo per mangiare il pesce in una maniera più smart, accattivante, sì, più smart, esatto, più friendly, senza è dubbio. Molto instagrammabile, allora faccio... non è un'offesa, nel senso che il nostro piatto viene bene in foto, bello, cioè, da vedere, da gustare. Ti ricordi bene la domanda che ti ho fatto? Sì, certo che me la ricordo. Allora, la classifica dei top 5. Ho fatto un inciso lungo, Sara? No. Voi pensate che essere ospiti qua significa parlare? No. È una anzi, cosa oggi, dura. Anzi, è un miracolo. Anzi, oggi siamo educate. Vai. Allora, cosa facciamo? Il top 5? Voglio la ola. Oh, al primo posto, no, il panino di Napoli. Al quinto! Come al quinto? Ma che sospensorei! È scarso, è scarso. Guardatevi i panini di mare! Mi sento male, comunque se, ecco, lei... meglio del megafono comunque, se in caso vi appena servisse. Appena sentito Ola è impazzita. Al quinto! Allora, ok, comunque, in realtà fare una classifica non no, è no, ora devi fare, perché io devo fare quinto! Oserei dire che facciamo tanti piatti. Venditi 5 piatti e fammi sta classifica che ci restano male. Abbiamo panini di mare. No, abbiamo quinto primo, posto. Ma, abbiamo piatti di pasta. Abbiamo il pizzuto. Sushi da no, ma come ci fate a combattere? Dai, appunto, io direi le fritture, no? Le fritture. Dai, io sto cognato. Frittura di pesce misto, quella è un po', diciamo, anche classica della nostra tradizione. Vieni, che tu non hai parlato dopo. Ti difendo io. Se ti dice cosa, ti difendo io. Il nostro ballerino. Ma vero ballerino, ah, sei? Certo, sì. Peppe, fai uno sketch, Peppe. Tra l'altro è specializzato in burlesque. Sì, sì. Dai, dammi 5 piatti e fammi contenta, per favore. Dai, dai, come quinto posto direi sicuramente le fritture. Oh! Olè! Poi, come quarto, andate per questo. E mettici un po'! Guardi, abbiamo il sushi, no, bao, sono scivolato al terzo, lo sali, il primo lo sali. Di tutto sono sicuramente i fish burger, il nostro aperitivo che facciamo nella fascia pomeridiana dalle 4 alle 20. Ah, ecco, alle 4 c'è gente che mangia. No, sì, tutte le ore del giorno. Di mangiare, ma e io per quella cosa di lì, se mi peso per questa bruscina di stamattina c'ho un chilo in più. Ma non è giusto. Ma questa sono 23, visto che le nostre cucine sono sempre aperte. Sempre, eh? Ma non mangio, per questo sono arraggiata. Eppure Alberto ha detto, la trovo più ingrassata, mi ha detto. No, perché lui si capisce che è un ragazzo che ha la vita e desidera vivere. Esatto, sì. E al primo posto cosa c'è? Scusate. Perché hai gesti, al primo posto cosa c'è? Al primo posto abbiamo il fish burger polpo sicuramente è quello più richiesto, però con l'inserimento del sushi nel nuovo punto vendita del Palermo Marino mi ha fregati a tutti, sta cominciando a scalare la classifica, quindi potrebbe presto arrivare. Ma sono a pari livello oppure non lo so, raccontami questa cosa. Domanda conclusiva, sì, sì. Al di là del cibo, voi vi esibite in quale locale, in quali date, contemporaneamente? Perché noi siamo gli showman. Dovete pensarla questa cosa. Ci rifletteremo. Dai, io vi faccio i costumi. Come vedi ho talento. Io sto in regia. No, devi io mettere sul palco, regia, non esiste. Peppe sono... balla, abbiamo no, capito. No, non mi devi immaginare mentre cucio, no, tipo cinesino. No, io sono stylist. La nostra sartoria di fiducia. Ma sarete aperti per le feste proprio? Certo, se no... Ma che domanda è? Scusate. L'unicità. Nel salutarci dobbiamo ricordare, ecco, le giornate di festa, quindi da Natale, Capodanno, insomma, dove, come, con cosa. Dai, venditi il pranzo di Natale, che cosa ci abbiamo? Il menù proprio di Natale. Abbiamo il gobbo pure, abbiamo il gobbo. Allora, se dobbiamo parlare di menù, Luca, voglio che parli tu
perché come tu annunci il cibo, forse tra noi tre no, guarda, io il cibo non ve lo annuncio, vi dico solo che basta collegarvi alle nostre pagine Facebook, super social, Twitter e chi più ne ha più ne metta per scoprire i nostri menu. Hai detto aperti... Twitter? È morto, si chiama X. Da oggi. Ma lo diceva Sam in macchina, Trends. Ma Trends. Parlava una lingua che non capivo. Vabbè, quindi TikTok e Instagram al top, okay. Dai. E poi esatto. Vabbè, c'è Instagram dove siete fighe? Comunque, saremo aperti il 25. Saremo aperti il 26. Siamo aperti 365 giorni l'anno. È il primo che è fuori. Il 31 faremo anche un evento privato fra gente che si conosce, amici, amici di amici, amici di amici di amici, amici di amici di amici. Ti stai scordando una cosa bella. Vai. Gli amici dei amici. La terrazza che avete. La terrazza, sì, purtroppo siamo a dicembre, quindi non c'è possibile aprirla, però da maggio in poi abbiamo destinato una parte del Ciurma Marina Yachting destinata agli eventi. È una terrazza sul mare, abbastanza suggestiva. Sembra di essere in acqua. E dal 2 giugno parte anche il campionato di tuffo dalla terrazza di Ciurma. Mildia lo farà con i tacchi 12. Io giudico, metto poi le palette 2, 1. Grazie per essere stati con noi. Ciao a tutti, grazie a voi. Arrivederci. Foto, no? Siamo sempre su Facebook e ci salutiamo facendo una foto. Foto. Esatto. Vai, allora, con o senza cuffie? Allora, qui da questa parte con... No, senza cuffie. Ok. Seduti in piedi. Perché questo coso me lo metti? Io mi metto sotto nel posto. Sam, pure tu. Dai, vieni. Siamo rimasti un po'. Ci siamo su Facebook, stiamo per rientrare in radio, cambio d'ospiti e siamo con un'altra donna che brilla. Che è la fondatrice di Amamo il bagno turco, quindi con te adesso la trasmissione che è stata tutta molto frizzantina, soprattutto in quest'ultimo blocco, torna a parlare un po' spirituale, cioè pace, calma, filosofia, cura del corpo, rallentiamo. Come si rallenta, e lo sanno tutti da 20 anni, quando si scendono quelle scale della mamma, anche prima di conoscere Rina, io ho sempre avuto questo effetto, quando scendevo le scale della mamma, era un altro mondo. La sì. Musica in centro città, quindi e le luci, un altro mondo in centro, a in centro città, nel salotto. Ed entriamo in FM, cuffie.
E adesso musica leggerissima per un'atmosfera leggera, elegante, sì, e rilassante. Entriamo in una dimensione spirituale, Sara. Approfittiamo della presenza della nostra ospite Rina Falzone, che è la fondatrice di Hammam, il bagno turco. È facile vedere saracinesche anche per tutta la vita e non soffermarsi su quello che c'è dietro. Yes. Anche grazie a questo lavoro ho avuto la possibilità di conoscere la storia di Rina, ma anche la storia della struttura che adesso va avanti dopo la sua fondatrice con la figlia, ma anche con un mondo che la costituisce, perché ci vuole una ciurma per tornare al gruppo di prima, per mandare avanti qualcosa che fa parte di una tradizione millenaria. Esistono soprattutto nelle culture orientali, prendono le mosse dalle nostre terme romane e sono momenti di assoluto benessere. In una veste un po' più mondana, frivola e di piacere, nell'altra molto più interiore e spirituale. E tu sei stata fulminata, mi raccontavi, da un film e hai deciso di portarla a Palermo. Bentrovata, Rina. Bentrovate anche a voi, grazie. Sì, sono stata fulminata da un film, però non è stato un fulmine a ciel sereno, nel senso che io avevo voglia di cambiare la mia vita, di cambiare tutte le cose che mi circondavano, le persone che mi circondavano, e cambiare un pochino tutti i miei nuovi, avevo bisogno di nuovi stimoli. Avevo bisogno di nuove cose, di nuove persone, di nuovi obiettivi soprattutto. E quindi mi sono fermata un attimo e ho detto, e ora che faccio? Hai visto questo film che si chiama... E lì è cascato questo film, in questo momento, il film Il bagno turco di Ferzan Özbetek. E dissi, ecco cosa potrei fare. E così cominciai a studiare e a interessarmi sempre di più e innamorarmi sempre di più dal... Meno male che non hai visto Stargate! Racchiude due popoli e le loro differenze, e tutto questo appunto all'interno, cioè a Palermo, nella nostra città, in un posto centralissimo. Quindi... Siamo in via Torre Arsa e quindi racconta la gente. Io la so perché l'ho studiata, l'ho raccontata anche su Glitter. Più tardi al prossimo stacco facciamo vedere anche il video che racconta la grandissima festa che c'è stata per questi 20 anni. Già pronto. Una festa che ha racchiuso clienti, storici, gente che ha anche passato la vita, perché tu alla mamma ci vai anche per festeggiare un compleanno, una lo regali, nubilato, lo regali. Sì, io ricordo per i miei 30 anni che furono una... Ops. Per i miei 20 anni con l'asterisco e furono 20, no, 20. Ho detto 20. 20 anni con l'asterisco e furono una festa importante. Per fare i figli ho avuto una collezione di Hammam, perché facevi una bella figura quando... Ma quanti bagni turchi a settimana fate voi? Ma a settimana dipende dai periodi, periodi caldi estivi meno, periodi invernali più fa freddo e più lavoriamo nel bagno, quindi a settimana considerate una 60, 80, anche più di 100 nei momenti freddi. Stiamo parlando di un'operazione che dura un bel po', sì, perché sì, sì. È il freddo che ci aiuta parecchio. Palermo non aiuta per niente. E voi dello staff, per rilassarvi, o state sempre al lavoro? No, noi stiamo sempre al lavoro, quello è il nostro lavoro. Il momento per voi? Il momento per voi è fuori, per noi è fuori da lì, perché quello è lavoro, quindi lì c'è un'altra attenzione, un altro modo di viverlo. Senti, la mamma. C'è qualche avventore continuo che viene magari per ragioni filosofiche oppure terapeutiche, qualcuno che... Assolutamente sì, c'è gente che viene da 20 anni e continua a venire da 20 anni, questa è molto bella per noi. Raccontiamo a chi non sa che cosa significa bagno turco, perché non è detto che tutti sappiano che cosa significa e che cosa c'è. Raccontiamo questo luogo che, dopo questa scala iconica che scende in un ambiente assolutamente orientale, però è tutto originale, mi dicevi che è stato preso tutto... Sì, dai paesi che ho visitato. Il Marocco, mi raccontava tua soprattutto figlia. Marocco, Marrakesh. Sì, ma un pochino dappertutto, un pochino di Tunisia, un pochino di Turchia, un pochino di Siria. C'è un po' di tutto all'interno dell'Hammam, perché poi alla fine, insomma... Poi si entra nella parte quella privata, c'è sì, un corridoio che conduce a un grande salone che è il Tepidarium. Il Tepidarium, sì. Poi c'è il Frigidarium con l'idromassaggio, che è quello più gettonato, ecco, che questo piace molto. E poi c'è il Calidarium, che è il vero e proprio cuore dell'Hammam. Quanti gradi si raggiungono? La stanza del vapore, siamo tra i 40 e i 45 gradi. Ma ci possiamo fare mezza bollire. E alla fine del tutto poi il tè.
e alla fine del tutto il tè con i dolcetti, arabi alle mandorle. Esatto, esatto. Quando io avevo una vita, prima di questo lavoro, viaggiavo, e la figlia, e viaggiavo anche negli alberghi del Nord Africa, cioè, te lo devi fare, che te lo devi fare il bagno turco, era un must. E quindi viaggiando vedevi i vari alberghi di lusso, che cosa come lo proponevano. Cioè, esatto. Ogni albergo c'aveva il suo fiore all'occhiello, perché poi questo sono. Noi abbiamo un video da mostrare, però dopo la pubblicità, sempre all'interno State della con nostra noi. Live su Facebook. I consigli di Radio In. Facciamo un gioco, vediamo se indovini. È tonda? È la luna? No, è tonda e gustosa? È la frittata? No, è tonda, gustosa e colorata. Ho capito, è la pizza. No, è tonda, gustosa, colorata, croccante, profumata, insomma, deliziosa. Ma certo, è la pizza di Mastro Nicola. Indovinato. E il premio? Stasera ti porto da Mastro Nicola. Mastro Nicola, qualcosa in più di una semplice pizza. Mastro Nicola, la pizza artigiana, in via Venezia 71 e ora anche in viale Strasburgo 384 a Palermo. Devo vendere casa, ma non so da dove iniziare. Facile, pensa in Giallo. Hai detto Giallo? Esatto, se parli di Giallo, parli di Brava, l'immobiliare che mancava. Grazie a un metodo unico ed esclusivo, potrai vendere o acquistare casa senza fatica e in totale sicurezza. Fantastico! Dove si trova? In via Libertà 80, una location esclusiva che si affaccia su un meraviglioso giardino. Ma non solo, potrai parcheggiare nei posti riservati ai clienti con ingresso in via D'Annunzio. Ma allora è proprio l'agenzia che cercavo! Brava! L'immobiliare che mancava. Entra nel mondo di Enzima, il ristorantino della pizza in teglia. Enzima è amore per i sapori unici, per gli impasti ricercati e per le eccellenze culinarie. Enzima è il luogo in cui potrai gustare succulenti tranci gourmet. Enzima è anche servizio food per feste private. Ti aspetta tutti i giorni dalle 11.30 alle 15 e dalle 18.30 alle 23.30 in viale Croce Rossa 129 a Palermo. Martedì, giorno di riposo. Enzima, presente anche sui social, è il ristorantino della pizza in teglia ad alta digeribilità, leggera e croccante. Buongiorno, un caffè per favore. Certamente, arriva l'anno prossimo. Cosa? A nessuno piace aspettare, neppure la tua prossima auto. A dicembre Citroën anticipa gli incentivi su C3 e C3 Aircross, e in aggiunta 2000 euro di vantaggi in caso di permuta o rottamazione. Info su citroen.it. Vieni a trovarci da Stellantis and You Palermo, in via Imperatore Federico 79, Palermo. Radio In. La voce della tua città. La prima volta che sono entrata in questo posto avevo 26 anni. Ed era una sala biliardo in disuso già da diversi anni, quindi ci voleva moltissima fantasia per capire un po' quello che mia mamma avesse in mente, ma lei era una visionaria, una lungimirante, e quindi lei aveva tutto chiaro. È venuto fuori questo gioiello che è un'oasi in questa città. Scendendo quelle scale, il nostro obiettivo era quello di coinvolgere tutti i sensi e far dimenticare ai nostri ospiti di essere a Palermo, di essere nel caos, di essere al Politeama. L'incenso coinvolge parte dei sensi, le luci basse, le candele, la musica, i nostri sorrisi, questa fetta di Marrakech, perché abbiamo importato tutto da Marrakech 20 anni fa proprio perché fosse tutto più veritiero possibile, e oggi ci dicono che ci siamo riusciti, ci dicono che scendendo quelle scale non si è più a Palermo, si potrebbe essere in qualunque parte del mondo. Qui abbiamo voluto riprodurre il bagno turco arabo tradizionale, quello che possiamo trovare a Istanbul, a Tunisi, ma nello specifico è quello marocchino, è quello di Marrakech. Abbiamo proprio riprodotto i vari passaggi, c'è il tepidarium, il frigidarium, il calidarium, utilizziamo gli stessi prodotti che importiamo proprio dal Marocco, quindi il sapone nero marocchino, l'olio di mandorle, gli incensi vengono direttamente dall'India, ci si immerge in un
percorso di purificazione, di rilassamento, ma vuole essere anche un momento di socialità, di scambio, di condivisione con l'amica, col compagno, col gruppetto di lavoro, un addio all'ubilato. C'è il nostro personale che amorevolmente lava, coccola, massaggia, fa esfoliazioni e segue il nostro ospite dall'inizio fino al momento finale, che è il momento in sala relax, in questa sala relax, in cui offriamo sempre una tisana, un infuso con dolcetti arabi alle mandorle. In 20 anni migliaia di storie sono passate da questa mam, penso che si siano incontrate persone, siano nati amori, si siano firmati contratti di lavoro, penso che ci siano state tantissime storie qui e tantissime ancora ne vogliamo raccontare. Io sono la seconda generazione, mia figlia oggi ha 11 anni, Luna, e sogna un giorno di lavorare qua, nonostante io la sproni a andare all'estero, però sento che il suo cuore comincia a legarsi a questo posto, quindi per noi non può essere altro che motivo di orgoglio. Le voci di Veronica e Dario, la rappresentante di Lister, religiosamente 12:36, abbiamo visto religiosamente anche qua il nostro regista si lascia un po' trasportare dal clima di spiritualità, dal clima di riflessione, filosofia. L'Oriente ti mette sempre un po' sull'attenti da questo punto di vista, perché loro hanno questo senso rigore, profondo, un senso che ha colto la nostra ospite Rina Falzone, fondando 20 anni fa, la mamma di cui abbiamo visto, perché ci segue sui social, la festa, proprio 20 candeline spese benissimo, una grande festa con musica. Vuoi raccontare, vuoi ringraziare anche qualcuno che ti ha dato una mano in questa festa? Vedo delle bellissime ragazze che hanno danzato, se non sbaglio erano una scuola, ci sono tue collaboratrici, chi c'è con te? Ma io ringrazio tutti, perché tutti hanno dato il massimo per questo evento, ma col cuore, il massimo è col cuore, e quindi tutte le danzatrici, tutto lo staff del catering, Tutti si sono espressi veramente al massimo delle loro possibilità, è riuscito benissimo, siamo state molto contente, a fine serata eravamo raggianti. Cosa è cambiato? Dice Maurizio Tumini, è il bagno turco eccezionale, sì. Sì, ci siamo passate tutte, io forse ero piccolissima quando sono venuta la prima volta da te. Ma non basta passare, bisogna ripassare. Venivo. Poi ho smesso di avere una vita con questo lavoro e mia figlia. Ma io prima ero una che si coccolava. E allora rinchiuditi e ne varrà la pena, così, in questo caso. Manicomio è più facile, ma... che mi rinchiudo, sarà Piolo. Vedi, si stanno che è consapevole. Ma cosa è cambiato in questi 20 anni? La consapevolezza, perché inizialmente non si sapeva bene dove stavamo andando e che cosa stessimo facendo, soprattutto perché era tutto un che cos'è bello, ma che cos'è, la gente ce lo chiedeva, ma cosa fate, ma che cos'è, ma come funziona, e quindi era un po' strappare l'anima al bagno turco arabo e portarlo qui. Ci sono anche una ventina di tipi di massaggi, se non di più. Sì, una ventina di tipi di massaggi splendidi, dal classico rilassante ai massaggi più particolari, tipo il massaggio con canne di bambù. Il massaggio con Dio, lo farei io, quello con canne di bambù, energico, negli occhi. Col mattarello, tu direttamente. Oppure con i massaggi con le candele, il massaggio olistico, l'ayurvedico, lo shiatsu, ce n'è per tutti i gusti e per tutti i momenti. La cosa bella è che nell'intervista a Laura Spitali, sua figlia, che ha preso lo scettro, ma diciamo che lei non si è andata mai, però Laura da quasi 5-6 anni dopo l'inizio, sì, è che ha una figlia che Laura spinge ad andare a studiare fuori, ma che lei vuole andare a lavorare al bagno turco, saranno le stelline sui tetti. È vero, che ti fregano, perché vedi tutte le stelline, le lunette, dici, oh, siamo nel mondo delle bambole. Sì, è un mondo magico, ci piace lavorare lì, siamo contenti di farlo. Ora riusciamo anche un pochino riesco a lavorare meno, perché c'è Laura che ha impugnato un attimino la situazione in mano, quindi io ho più tempo libero per me, quindi il lavoro che faccio lo faccio
molto più volentieri e molto, molto meno stancante di prima, quindi tutto un po' si è riassestato. Ora c'è la nipotina Luna che vorrebbe lavorare alla mamma, ma noi diciamo studia per adesso, poi vediamo. Fai come io con mia figlia, ingegneria, ingegneria. Carta e penna. Questo è un luogo che comunque appartiene e apparterrà alla storia della città. Sì. Sì, ma già appartiene alla storia della città. C'era una sala biliardi? Sì, c'era la sala Mari, conosciuta da tutti i palermitani dell'epoca, che ebbe una vita lunga 30 anni e noi vogliamo raddoppiarla. Almeno. Arrivare a 60. Ecco. Che ne dite, ce la facciamo? Quando? Sì. Anche perché se continuiamo a mangiare così un poco di bagnotte. È stato bellissimo leggere la tua storia, anzi ascoltarla, raccontarla, viverla attraverso questa festa dove si respirava un'aria molto particolare, rilassante, sicuramente purificante. E poi adesso averti ospite qui con noi. Lei era felicissima, lei è proprio felicissima, non vedeva l'ora di venire in video. L'ho dovuta trascinare. Infatti se vedi è tutta dietro il microfono. Esatto, non si vede. Grazie mille a voi. Buon lavoro. Quando vuoi. Buon lavoro. Ci vuole, dopo tanto glitter, ci vuole un po' di pace, di calma. E torneremo alla moda con... Tra pochissimi istanti Mario Dell'Oglio, un signore della moda, è qui. Anche lui una grandissima storia. Addirittura Charme. Ti porto nell'Ottocento, care sale Pio. Golden Age. A tra poco. E ci salutiamo così, facciamo cambio d'ospite mentre... e vado a prendere il nostro ospite. Eccoci qua. È stato un piacere. Grazie. Anche mio, continuo. Ciao. Qui su Facebook in attesa. Veloce che siamo sempre su Facebook. Con Mario, con Milvia. Volevo ringraziare Maurizio che ha scritto i complimenti per ieri sera. Non ci siamo salutati, Maurizio, ma sono molto contenta che tu sia venuto, che ti sia venuto a vedere condividendo con Vivo. Non edizione molto molto bella. Marco. Come stai oggi? Te lo chiedo io, come stai? Sto bene. E soprattutto siamo ancora in diretta. Ciao Mario, ci salutiamo. Ciao. Mentre siamo qui su Facebook. L'ultima volta mi ricordo che eri in collegamento Skype. Oggi sì. Ti sei materializzato. Ma perché ieri ho giocato il fattore collega con Laura, con Eleonora. Ho detto, Eleonora, ti prego convincilo che in video è tutta un'altra cosa. Molto più bello. Sono indecisa se dare al nostro ospite il cappellino. Ma che poi che faccio, le sa maestà? Io credo come che forse per oggi vi lasciamo perdere. Guarda, decidi tu. Che dici? Apriamo questo cappellino. Sì, perché ci facciamo la foto. Ecco, alta moda questa. Sì, decisamente. Scusa Milvia, ma quanti ne hai presi di questi cappellini? Ma io sono pazza. Ha svaligiato un negozio. Ragazzi, ma avete sbagliato la misura. È perfetta la misura. È unisex. Ce l'abbiamo il tempo per vedere il video? Grazie. Al prossimo blocco, perché tra un minuto come rientriamo in radio. Un'altra cosa, avviciniamoci. La cam è questa centrale e siamo pronte per commentare The Golden Age. Che devo fare prima? Nulla. È bella questa inquadratura, ha fatto uno screen. Vabbè, ma allora ci facciamo pure una foto con l'inquadratura, anche se poi faremo le nostre foto di rito. Foto ieri ne hanno fatte tantissime al party che c'è stato sotto i portici. Tu hai questa location privilegiata. Questo va bene, lo devo tenere. Bontà tua. No, farei a meno. Cortesemente ti sta chiedendo posso toglierlo. E vabbè, indossa le cuffie perché stiamo rientrando in radio. Noi qua siamo sfacciate. Bellissimo. Mi piace. È un'altra storia il collegamento dall'ospitata live. Mi sa che la prossima la fai in collegamento. Leo Gassman, 12:44 e siamo con Mario Dell'Oglio. Ben trovato Mario. Parliamo di moda, parliamo di storia, ma parliamo anche di bellezza, perché quando vedi cose che hanno 100 anni e le trovi ancora belle, vuol dire che c'è qualcosa di diverso. Un racconto alla ricerca del lato prezioso dell'umanità. Oggi preziose, tu per tutte le due oggi ore. Sì, oggi molto precious siamo. Sì. Quanto peso e quanta gloria c'è nel portare il tuo nome e dell'essere là in quel posto particolare di Palermo? Ma c'è tanto peso, sì, esatto, tanto peso che in molti momenti della vita mi ha anche un po' piacevolmente condizionato, un condizionamento bello, una sfida importante. Pensavo a quello che ha fatto mio padre, a quello che ha fatto mio nonno,
E quindi essere in linea, però innovarlo, cambiarlo, spostarlo, non avere vincoli da questo punto di vista, però rimanere con l'occhio a quello che c'era. Però bello perché è sfidante. D'altro canto, oramai è una sfida che ho preso da un po' di anni, che ho ripreso dopo un po' di anni, perché all'inizio volevo fare altro. Cioè? Dacci questa notizia, che cosa volevi fare? Fino a quanti anni volevi il fare il cacciatore, altro? Che volevi fare? No, vabbè, lavori affini, facevo il consulente, pensavo di fare la carriera universitaria, ho lavorato per 4 anni all'università, in economia e commercio. Quindi, tu sei un po' uomo marketing, tant'è sì, vero che queste campagne che tu lanci ciclicamente, che sono legate agli shooting, anche ai party, e a un concept che vai cercando sempre in maniera particolare, sono molto da uomo marketing. Però quest'ultimo tema, secondo me, è molto familiare, è molto personale, anche la mostra di ieri, The Golden Age, che significa? Allora, è l'età dell'oro che fu a Palermo da fine 800, primi 900, perché in quel momento Palermo era veramente al centro del Mediterraneo. Se pensiamo a internet, era proprio lo snodo di tutto, perché qui c'era era Google. Esatto, era Google, perfetto. Quindi momenti veramente straordinari. L'idea di fare, abbiamo fatto tutto un percorso con uno shooting, poi tutto questo allestimento di vetrine che abbiamo ripreso in coerenza con questa idea dell'oro, ma è un messaggio positivo, è un messaggio positivo riprendere quella che è stata la storia di Palermo e dire la storia è ora, facciamola, realizziamola, la nostra età dell'oro è in questo momento, e quindi attingiamo da quello che hanno fatto i nostri predecessori, i nostri concittadini del fine 800, perché per fare di questo momento un'età dell'oro. Mi è piaciuto che hai detto: non intendo arrendermi, non intendo rassegnarmi ai tempi. Certo che tu sei uno scrigno in mezzo a realtà importanti, non le sto denigrando assolutamente, ma hai di fronte Zara, H&M, sì. Fast Fashion, che è totalmente l'opposto del tuo stile, sì, del tuo pensare. Io vengo dalla mostra Thesaurus a Palazzo Reale. Ruggero II raccolse manufatti di tutto il mondo che adesso sono in mostra, il tesoro della Cappella Palatina. Tu hai raccolto dei manufatti, delle scarpe particolari, dei cappelli, delle scatole. Oggi sembra difficile pensare in tutte queste cose che arrivano in quantità industriali, come un piccolo oggetto, un oggetto singolo possa avere un peso, sia per Ruggero II, non so se sto azzardando un paragone, sia per quelle scarpe di fine 800, se non sbaglio, che sì, esponi tu. Sì. Riesco a cogliere... Cioè, sì. Capisco la suggestione ed è sicuramente... siamo travolti da un mondo di globalizzazione, un mondo di catene... Serialità. Un mondo di serialità, esatto. Però è importante rimanere nella propria identità, anche perché oggi quello che è identitario è molto ricercato. E quindi noi stessi palermitani dobbiamo essere stimolo a noi stessi a chiedere delle cose ricercate, delle cose un po' uniche, che non necessariamente devono essere cose fuori dal mondo. L'unicità del quotidiano o comunque del momento speciale che vivi è in un modo diverso, in un modo appunto unico. Questo è un po' l'idea, non perdiamo questo, cioè, voglio dire, non rassegniamoci a questo e manteniamo la nostra testimonianza, la nostra vita, le nostre infatti, cose. Volevo chiederti appunto com'è la tua Golden Age oggi. Ma io l'idea è quello anche di un po' di divertirmi con chi lavoro, per cui è quella. Io faccio ovviamente chi traccia la strada, chi stimola le persone, chi cerca i risultati, perché oggi dobbiamo ovviamente tutti noi fare risultati, ma nel frattempo anche sdrammatizzare ed essere portatori di buon umore, di se vogliamo di divertimento, e quindi a volte quando faccio queste azioni molto disruptive sono quelle. E in questa modernità che cos'è, perché essere sempre positivi, cos'è che ti coinvolge, che ti piace, questi strumenti nuovi, cos'è che ti ha catturato?
Ma allora, sicuramente è molto, molto stimolante il leggere e seguire modelli di avanguardia da personaggi che con tutti noi possiamo immaginare o conoscere, eccetera. E quindi a stare molto con i giovani che mi parlano di perché poi io sono molto bravo digitalmente, ma paradossalmente metto le mani in mano il mio telefonino a un giovane che lavora con me di 22 anni e fa delle cose che io dico: ma come però fai? Fondamentali, infatti voi avete realizzato un contest oltre che uno shooting appunto The Golden Age. Ne parliamo tra poco dopo la pubblicità. I consigli di Radio In. Ingredienti genuini, una perfetta lievitazione e voilà, il panettone artigianale di Donnino è pronto. Il mandorlato, il pan del bandito, il tradizionale. Soffici bontà per rendere più dolci le festività. E poi da Donnino gli sfiziosi pezzi della rosticceria siciliana, realizzati rigorosamente con ingredienti selezionati e di prima qualità, e tanto altro. Perché noi siamo buoni tutto l'anno. Donnino Total Food, a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Ho ho ho! Mary Shoes and Happy New Bag da Bag Store. Approfitta delle promozioni attive su tutti i prodotti. Bag Store è borse, pelletteria, valigeria, calzature, accessori moda dei marchi Guess, Pollini, The Bridge, Piquadro, Samsonite, Coccinelle, Borbonese, Liu Jo e tanto altro. Il Natale è alle porte. Scegli il regalo perfetto. Per lei. Per lui. Per i vostri bambini. Bag Store vi aspetta a Palermo nei centri commerciali Forum, Concadoro, La Torre e nel prestigioso punto vendita di Via Libertà 23, online sul sito bagstoreshop.com. Benvenuti dove si respira solo aria di mare. Benvenuti al Sette Nodi, il fish restaurant che vi offre un viaggio di sapori come non avete mai provato. Immergetevi in un'esperienza di ricercatezza, gustando il pesce fresco preparato con maestria. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ci trovate in via Torre di Mondello 28. Prenotate al 380 685 5825 per farvi trasportare dalla freschezza del mare e a godere dei sapori unici del Sette Nodi. Ogni anno la stessa storia, scegliere il regalo giusto. Io ho il regalo perfetto, è la Concadoro Gift Card. Esatto, con la Concadoro Gift Card regali oltre 100 emozioni e per ottenerla basta recarsi all'info point del Concadoro. Wow, un regalo che farà felici tutti. Proprio così è il regalo perfetto per questo Natale. Allora non perdere tempo, fai brillare il tuo Natale con la Concadoro Gift Card e regala un mondo di opzioni. Ciao, io parto per la spesa. Da quando ho scoperto Prezzemolo e Vitale, la spesa è uno spasso. Un viaggio entusiasmante tra sapori unici, bio, chilometro zero, il meglio di Sicilia, d'Italia e del mondo e senza allontanarmi dal mio quartiere. E posso viaggiare anche online su prezzemoloevitale.it. Più comodo di così. Vieni da Prezzemolo e Vitale. Parti per la spesa. Radio In. La voce della tua città. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré. Alors je sens moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent.
heureux, heureux à en rire. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. Eccoci, rientrate More Cane di Emma e Lazza, 12.55, sempre con Mario Dell'Olio. Spero che si sia un po' visto dalle immagini, una bellissima festa, cioè la parte mondana, ma soprattutto la parte della mostra, lì in negozio, sotto i portici, in via Ruggero VII, da Dell'Olio, il negozio storico. Raccontaci questa mostra. Ogni pezzo, che cosa significa, dove l'hai trovato? Che poi è sempre un amante dell'arte e della moda, le ha sempre legate, devo dire, c'è sempre questa connessione. Sì, l'idea chiaramente era quella di rievocare il più possibile il momento del fine Ottocento in cui noi siamo nati, mio bisnonno ha cominciato questa attività, e quindi abbiamo ripreso intanto tutte le cartoline dell'epoca, una buona parte delle cartoline dell'epoca, potevano fare come dire, dare un'idea del lifestyle, di quello che era il momento, e ce n'è una in particolare bellissima in cui c'è la prima auto che viene consegnata a Palermo nel 1902, wow. che chiaramente è di quelle veramente antiche, cioè quelle che non hanno il vetro, non hanno niente, tutto sembra quasi una bicicletta, ma invece è un'auto, e c'è quello che la comprò, che fa questa cartolina e che la invia ai suoi amici. Certo, perché non c'era Facebook, quindi per fare invidia a tutti quanti dovevi mandare le cartoline. Vedi? Invece adesso si fanno una foto e scrivono: sono stato invitato, che dovevo fare? Non ci andavo. E in più oggi ci sono anche i contest, infatti prima ti chiedevo cosa avete realizzato. Allora, il contest è stato, abbiamo fatto uno shooting bellissimo al conservatorio con il quale abbiamo fatto una partnership. Ah sì, certo, la nuova partnership. Perché appunto per legare questa sempre questa idea di questo momento, il Golden Age, abbiamo detto andiamo in un posto dove la musica è l'arte in cui c'era il massimo della musica in quei tempi, e Palermo era, si vede anche dai teatri che abbiamo oggi, che vengono da quei periodi lì. E allora abbiamo fatto queste cose al conservatorio, che ha degli spazi spettacolari, strepitosi, angoli veramente unici, e poi abbiamo lanciato questa cosa divertente e bella, che due borse di studio perché il conservatorio, cosa che io non conoscevo, non sapevo, che aveva una divisione jazz molto importante. E noi nel nostro negozio Via Ruggero VII da 20 anni abbiamo una base musicale di jazz, di molto basata su Bill Evans. Wow. E quindi c'è questa, tu hai questa, entrando lì, chi viene spesso ha proprio questo, il richiamo di questa. Mi associa. Esatto, ci associa questa. E allora abbiamo detto: ma facciamo una borsa di studio per due studenti, un maschio e una femmina, che studiano al conservatorio jazz. E siamo partiti con questa cosa per 2 anni, faremo queste per ora per 2 anni, e poi speriamo di continuare per sempre queste borse di studio ai migliori due studenti. E la cantante di ieri c'entra con questa partnership? La cantante no, però ha incantato. Allora c'è un'altra cosa divertente. C'è un'altra cosa divertente. Abbiamo suonato ieri questa polka mazurka che il mio bisnonno regalava ai clienti lo spartito perché si facessero suonare questa polka mazurka a casa o dove fatta da un maestro francese in esclusiva per Dell'Olio, per cui c'era questi signori importanti dell'Ottocento. Il Florio si faceva da solo il vermouth, esatto. E tuo nonno la mazurka. Vedi. Quindi regalava queste cose ai clienti, e c'era scritto infatti in questo dito sempre chic, e questa polka mazurka la suonava il direttore del conservatorio ieri sotto i portici,
E poi hanno continuato a suonare il sottofondo di jazz degli allievi del conservatorio. E poi stavo cercando la tua locandina per vedere il nome della cantante, che ieri era veramente bella. In tutto questo, appunto, in un mondo così a volte scontato, Serena questo Ganci fa la differenza. Serena, che appunto si salutiamo, e appunto Serena in un Ganci mondo è stata così bravissima. Aperitivo musicale con il trio jazz del conservatorio Scarlatti, Andrea Sampino al piano, Marco Gaudio al contrabbasso e Gaspare La Sala alla batteria. Dicevamo questo, in un mondo così scontato, fare la differenza attraverso la propria storia, che diventa, cioè, che è unica, quindi la vostra. Il punto è quello, io non mi voglio fermare alla storia, questa voglio che diventi un passato, presente e futuro. E quindi futuro, prima di salutarci, le tendenze 24. Okay. E poi l'ultima mia, ma ti senti più commercio o cultura in questo momento? Sempre più cultura, sempre. Le tendenze, allora direi come sempre oramai è tutta una tendenza ed è tutto espressione di sé, quindi puoi attingere da qualunque mondo e farlo diventare te stesso. Poi certo ci sono dei temi specifici, cut out anziché quell'altra cosa, che magari l'oversize che magari sicuramente sono magari gli accessori, perché poi gli accessori, comunque poi tutto ritorna, la moda si sa. Col signore della moda di Palermo, e non solo qui, mettiamo un punto definitivo. Calzino e caviglia dell'uomo come devono andare? No, beh, calzino assolutamente è calza alta fino a sotto il ginocchio. Al limite senza calze, perché oramai mio padre non concepiva andare senza calze. Ma queste calze come? Ma... colore unico o anche fantasia? Loro sono. Io se devo fare figura colorate, compro calzini loro. Sì, esatto, anche colorate, anche con questi chiaroscuri che sono divertenti, per cui la calza blu, però è un blu azzurro, un blu celeste, oppure un bordeaux è rosso, per cui quanto dura la mostra dei Golden Age e dove ti possiamo La mostra durerà fino a fine gennaio. E dove mi puoi? Sui social, ovviamente. Poi sei molto social. Qual è il nickname? Dio. Dell'olio. Comunque, se tu scrivi dell'olio, Instagram non te lo fa finire, lo trova già. Sì, so, perché dell'olio. Ieri sera. Io che poi vado ovviamente a letto alle 9 già dormo, per te ieri ho fatto gli straordinari. Vedi, e in più ero troppo contenta. Ovviamente a Palermo e bellissima. Poi il sito, l'e-commerce in tutto il mondo, quindi basta... La mia amica è specializzata in e-commerce. Eppure lei è tipo mio marito, hanno questa malattia che devono comprare sempre. È comodo, anche smart. Grazie per essere stati con noi, grazie agli splendidi ospiti di oggi. Grazie ogni giorno, dal lunedì al giovedì, Hello People con la mia amica Sara Priolo dalle 11 alle 13, il venerdì torna a essere Glitter People con Milvia Verna, grazie Mario, grazie a tutti i nostri amici per averci seguito anche oggi. Ciao Marco Perlongo, sempre live, sempre in replica sulla nostra pagina Facebook Radio In. Marco, ricordiamo anche l'appuntamento di domani mattina. Sì, rimanete con me domani mattina dalle 9 alle 10 all'interno di Un Sabato Italiano, un programma interamente italiano dove parlo di musica, spettacolo, cinema. Ah, quindi tu passi il vetro, non un sabato qualunque, ma un sabato italiano. Sara, basta. Buon weekend. Ciao. Ciao.